Buonasera a tutti, buonasera a Dario Guaglia, buonasera all'ospite Valeria Vecchioni. Buonasera a tutti, buonasera Ale, buonasera Valeria. Allora, questa sera continueremo il discorso lasciato in sospeso l'altra volta, ma sarà approfondito come mai prima d'ora, ovvero Valeria è venuta gentilmente a illustrarci tutto il lavoro che ha fatto dietro appunto la rivista in collegamento alla lettera inviata al procuratore Silvio Della Monica. Quindi stasera ci spiegherà tutto. Adesso le daremo la parola e con l'ausilio dei nostri mezzi tecnici cercheremo di indicare le parole di riferimento. Allora, buonasera Valeria, come andiamo? Tutto bene? Ciao ragazzi, sì, abbastanza, un po' stanca devo dire, Questa anch'io. un po' stanchina, sì, infatti dopo questa sera io prenderò un attimo di pausa, non per altro, perché mi ributto sulla ricerca anche, perché ci sono ancora aspetti da approfondire della vicenda, ma anche di questa lettera, eh. Il lavoro Certo. non è finito, è finito da una parte, ma sta andando avanti perché sembra strano, ma questa busta ha tantissime analisi e ricerche da effettuare. Quindi, sì. Io vi ringrazio innanzitutto, ringrazio tutti coloro che saranno interessati a vedere questo lavoro. Io ci tengo molto a questa presentazione perché per la prima volta io mostrerò tutte le pagine, tutti i ritagli e tutti i retroli, gli elementi emersi dalla rivista che utilizzò il Mostro di Firenze per la predisposizione della lettera inviata alla dottoressa Della Monica nel 1985. Perfetto. Quindi non resta che darti spazio e ascoltiamo tutti. Sì, mi vedrete leggere, mi sono preparato una scaletta perché l'argomento è molto articolato, per cui per non perdere il filo del discorso, ho dovuto farmi per forza una scaletta, tant'è che se siete d'accordo, io vi appunto vi mostrerò la presentazione e terrei infine le domande che Certo, va bene. ovviamente ci saranno e saranno tante, perché altrimenti si rischia di passare da palo in frasca e questo farebbe proprio appunto perdere il filo del discorso. Certo, allora io mi eclisso, adesso scherzavo prima, mi eclisso se poi c'è bisogno della mia collaborazione da buon velino, ma non credo, verrò a indicarvi le lettere. Allora, tolgo l'immagine, buona esposizione a Valeria. Ogni Grazie. tanto magari se mi viene in mente una domanda io me la segno così non ti interrompo. Esatto, bravissimo. Sì, io chiederei a tutti di segnare eventuali domande perché poi dopo quello che vi mostrerò sicuramente risponderò a tutte le domande, i dubbi. Fantastico. Allora, io partirei col dire che ritengo che questo sia un contributo, quello che vi mostrerò, importantissimo. Non certo perché arrivi da me, ma perché credo che sia doveroso tenere conto dei risultati emersi. Il Perfetto. risultato è che questa busta e la rivista relativa non solo parlano, come ho sempre detto, ma individuano senza alcun dubbio il serial killer Zodiac, che appunto colpì in America fra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Allora, io vi illustrerò il mio lavoro nel migliore dei modi. Tenete conto però che non è facile esporre una ricerca collegata in video. Di persona vis-à-vis sicuramente è più incisivo, pagine alla mano. Tuttavia ho preparato appunto una presentazione ad hoc a beneficio di tutti. Benissimo. Allora, da prima io vorrei cominciare, se siete d'accordo, ho i gatti in lite, le litigatte, come si dice, vorrei cominciare con lo sfogliare la rivista. Perché voglio che tutti possano rendersi conto intanto di quante pagine si tratti, 140, quindi e soprattutto della molteplicità di caratteri e misure delle lettere ritagliabili. E quindi la sfogliamo brevemente. Sì.
Sì, la lunghezza di un libro, diciamo, con una varietà comunque superiore di tipologie di caratteri, quindi stiamo parlando di open text Esatto, del sì, no, genere. chiamaramente gente, adesso è diverso, no? All'epoca utilizzava questo carattere, poi come potete vedere ci sono tante pubblicità, soprattutto tanti font, tante forme di caratteri diversi, no? Vedo. Ok. A colori, in bianco e nero, insomma, io alla Anche fine gli ho altri perso, vedo grandi, Sony, no? esatto, io alla fine ho perso il conto di quanti font ci sono, perché sono migliaia, grandi, piccoli, di tutti i tipi. Il Mostro di Firenze invece fece una scelta ben precisa, che adesso a fine rivista vi mostrerò nel dettaglio. Noi andremo a vedere proprio tutte le pagine ritagliate, tutti i ritagli, i retro. Questa è una scansione che mi ha gentilmente concesso il comune di, sì, il comune, la biblioteca Sormani durante la pandemia. Perché tenete presente che io ho trovato la rivista il 20 febbraio del 2020 e di lì a poco è scoppiato il finimondo. Sì. Quindi tendenzialmente se la pandemia fosse avvenuta da prima io probabilmente non l'avrei trovata, l'avrei trovata adesso o comunque un Gli anno dopo. incroci del destino. Eh sì, devo dire di sì. Sì, impressionante la scelta comunque che aveva chi ha confezionato Beh, la ci busta. sono dei motivi, poi dopo li vediamo con calma. Ecco, poi a un certo punto gente, ma non solo questo numero, tendenzialmente in quel periodo, forse per un anno intero, per 6 mesi, diciamo. Inseriva appunto un inserto, uno speciale su dei personaggi famosi. In questo caso c'era Rita Hayworth. Orson Welles, che abbiamo già detto, il dettaglio. Si tratta di 140 pagine, che sono tantissime. Comunque è curioso che ci siano, io ho già notato tre o quattro riferimenti alla vicenda del mostro di Firenze, no? Qua su questa rivista. Allora, va detto che gente all'epoca trattava molti fatti tragici, molte tragedie, molte vicissitudini, anche fatti di sangue, oltre che a quelli di spettacolo, piuttosto che di politica o sociale. Però sì, soprattutto trattava di fatti tragici, questo va detto, ma anche di questo poi parliamo dopo. Ma mi riferisco non al caso in sé, quindi al caso di cronaca, mi riferisco a Orson Welles, come abbiamo già detto l'altra volta, mi riferisco ad Albertazzi, l'articolo Vorrei essere una donna con Albertazzi, c'è un bel riferimento, quindi andate a cercarlo se non lo Ecco, poi conoscete vi già. faccio notare un'altra cosa, che da un certo punto in poi, quindi da pagina 120 in poi, gente era uso cambiare il font dei suoi titoli, no? Vedete, questo titolo è diverso da quello usuale, che è questo, Sì. piuttosto che questo, piuttosto che questo. Questo era il carattere, il font utilizzato per la stragrande maggioranza della rivista, in questo caso fino a pagina 120. E poi cambia. E questo carattere, quindi questo font, è quello che proprio ha utilizzato il mostro per la quasi totalità della busta. Quindi lui ha utilizzato i titoli dei servizi, Certo. principalmente. Ok? Certo. E soprattutto di questo font qua. Soprattutto perché ha anche utilizzato questo, che dopo andiamo ad analizzare, questo qua. Ecco, quindi siamo quasi al termine. Allora, mi è venuto già mettere la prima domanda, me la segno così. Bravissimo. Poi ci sono i programmi TV che, come potete vedere, vanno dal 14 di dicembre fino al 20 di dicembre.
nonostante la rivista fosse datata in copertina 21 dicembre, quindi nonostante fosse datata 21 dicembre, usciva ben prima. Addirittura questa in particolare uscì almeno il 12 dicembre, perché questo è un timbro della biblioteca dell'epoca che, come potete vedere, attesta 12 dicembre. Quindi era consueto per la rivista, cioè questa cosa qua, di uscire, era una cosa consueta. Sì, assolutamente. E quindi, nonostante la rivista fosse datata in copertina 21 dicembre, come potete vedere, guardate con quanto largo anticipo uscì. E tenete presente che 12 dicembre è la data del timbro della Sormani. Può anche voler dire che sia uscita il giorno prima. Quindi comunque con un largo anticipo. 21 dicembre, 12 dicembre. Ok, qua c'è poi la copertina della rivista successiva. Ok. Allora, quindi, come vi ho detto, vi mostro prediletti i titoli per la quasi totalità delle lettere ritagliate, ossia delle 49 lettere che gli occorsero, ne ricavò ben 42 dai titoli. Ok? Una, però, delle rare eccezioni, che adesso vi mostro, sta qui, dove lui andò a pubblicare, come potete vedere, queste tre letterine da una pubblicità e non da titoli. Okay. Infatti vedete che il font è completamente diverso. Okay. Sì, totalmente. Però facciamo un passo indietro. Ossia, partiamo col dire che questa busta, come potete vedere, è divisa in due parti fondamentalmente, no? Una prima parte è formata dalle prime tre righe in cui vediamo un carattere tutto uguale, benché le letterine ritagliate siano di misure leggermente diverse l'una dall'altra. Sì. E poi una quarta riga che i cui ritagli sono in gran parte di caratteri differenti rispetto al resto, alle prime tre righe, sì, e diversi fra loro. Quindi, tralasciando per un momento il codice di avviamento postale, notiamo proprio tre font diversi fra loro. Io mi sono chiesta proprio inizialmente il perché. Cioè, questo è proprio stato il primo punto su cui mi sono focalizzata e su cui proprio mi sono spinta fortemente con cucciutaggine, devo dire, nella ricerca della rivista. Perché io volevo capire il perché di questo cambio di rotta. Perché dal momento che lui utilizzò uno stesso font e ritagliò doveva ritagliare il CA che appunto si rileva per esempio a pagina 17 oppure sì, a pagina 21 oppure a pagina 31 sì, oppure a pagina 36. Li vedete tutti questi CA? Sì. Pagina 36, per esempio, da cui lui ha già fatto dei ritagli, pagina 31 da cui lui ha già fatto dei ritagli, sì, pagina 45 da cui lui ha fatto già dei ritagli. Quindi, perché? E anche pagina 113 poteva utilizzare per il CA, quindi poteva utilizzare il suo carattere preferito, e invece lui no. Perché? Perché lui la ritaglia da questa pagina. E io mi sono necessariamente chiesta il perché. Voglio dire, hai fatto un'operetta perfetta, perché poi in ultimo cambi totalmente carattere, rendendo poi caotico, no, il risultato finale? Certo. Attenzione, lui non solo dispone ancora di 100 pagine del suo font preferito, ma vi sono nella rivista oltre 50 C ed oltre 140 A del suo carattere preferito, oltre al fatto che ci sono appunto in titoli che lui ha già utilizzato. Ma lui niente, sceglie questa pagina. Ma Valeria, questa sceglie questa per il fatto di non si finisce mai. Adesso ci arriviamo. La stessa cosa è valsa anche per la E di Firenze. La E di Firenze è lo stesso carattere di CA. Ok? Però la lettera E all'interno della rivista e del suo carattere preferito è presente 112 volte.
112 e soprattutto è presente ben 35 volte in 13 pagine che lui ha già ritagliato. Cioè, rendo l'idea? Sì. Se tu hai già ritagliato da questa pagina... Benissimo, rendi l'idea. Le R di morire. Sì. Okay. Perché non mi ritagli anche il CA? Se tu da questa pagina mi hai ritagliato acque, perché non mi ritagli anche quella Eli di Firenze? Certo, o la C da questa frase, la A da un'altra frase, ma certo. Lui la va a pizzicare ancora una volta da qui. Benissimo. Ecco, io quando ho trovato la rivista, ecco, questo aspetto è stato proprio il mio grande punto interrogativo, perché francamente appunto non capivo il motivo di questo cambio di rotta, con a disposizione veramente un centinaio di ritagli tutti uguali per forma e per definizione. Dopo aver trovato la rivista e aver identificato i ritagli effettuati, la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di capire il motivo della selezione da parte del mostro di oltre 22 pagine, in ordine sparso, peraltro. Quindi, fatta la mia certezza che il mostro non scelse pagine a caso, volevo capire il motivo appunto di questa pagina in particolare. Allora, le pagine ritagliate dal mostro sono quelle che adesso vi mostrerò, una ad una, e vedrete contrassegnati proprio i ritagli che lui effettuò. Fantastico. Adesso scusate, passo a un'altra presentazione. Allora, ok. Io ve le mostro in ordine di successione della rivista proprio, sì. Però lui non le ha ritagliate nella stessa successione in cui compaiono nella rivista. Ok? Okay. Dopo vediamo anche questo. Quindi lui da pagina 6 ritaglia la B. Da pagina 8 ritaglia una I. Da pagina 19 ritaglia una D e una O. Da pagina 25 una T e un'altra T. Da pagina 28 una A, una L, una A e una D. Ok. Da pagina 31... Da pagina 34 una S, una O, una A, un'altra O e una L. Da pagina 35 una scusate, da pagina 75 una M, una L, una P e una C. Da pagina 36 una E. Da pagina 37 l'intera parola della e la Z. Volevo farvi notare una cosa. Sì. Che mi hanno detto, lui era particolarmente predisposto per queste due pagine, sicuramente. Però lui, sapete che da queste pagine poteva ricavare un numero impressionante di lettere che adesso vado a recuperare, me le ho scritte, aspettate un attimo. Sì. Da utilizzare il 2 quelle che aveva usato, in poche parole. Sì, lui un totale di 49 lettere che gli servivano, da qui ne avrebbe potute ricavare 39. E invece fa solo 3 ritagli. Perché poi lui si spinge su altre pagine, quindi lui utilizza praticamente tutta la rivista. Comunque, andiamo avanti. Da qui, appunto, come vi ho fatto vedere, ritaglia la C, la E, una E. Da qui una U, da qui una R, una I, una R, una E, la A e la C, da qui una I, una P, una I e una R da questa pagina,
Da qui in Italia lo 0 e il 5 per il codice di avviamento postale. Sì. Da qui 2-0 sempre per il codice di avviamento postale. E da qui una R, una I, una F e una N. Quindi, intanto cosa si nota da questo lavoro? Che fece un lavoro. Cioè lui veramente avrebbe potuto utilizzare due pagine, invece avete visto quante? E attenzione, non le utilizzò in ordine. Ma tu hai identificato, vabbè, poi te lo chiedo dopo. No, questa comunque è una cosa che mi ha sempre fatto pensare del perché avesse disturbato, diciamo, tutte queste pagine, no, da ritagliare, quando potenzialmente poteva davvero usare due pagine. Due pagine. Pagine, ci metteva 5 minuti. Io non ho fatto questa analisi, però allora, vedendo che il carattere era sempre, quasi sempre quello, ho detto, esatto, poteva veramente ridurre, no? Ma perché, presto detto, Dario, perché a lui interessavano determinati particolari. Certo. Lui ha scelto determinate pagine, determinate parole, determinati concetti. Per quello non ha scelto solo due pagine, perché lui se l'è letta tutta. E laddove ha trovato cose interessanti, le ha ritagliate. Questo è il motivo, ma adesso andiamo avanti. Allora, torniamo alla presentazione. Scusate, io ho diversi documenti, vediamo un po' se... Ecco, eravamo arrivati qua, giusto? Sì. Sì, sì, sì. Io in una precedente trasmissione ho già chiarito il fatto che il motivo per cui il mostro scelse le pagine che vi ho fatto vedere non può ritenersi il contenuto dei servizi come qualcuno ha ipotizzato, perché come vi ho detto gente trattava di diversi fatti tragici, da cui lui sì ricavò lettere, ma io non posso pensare che lui si ispirò a quei fatti, perché altrimenti dovrei pensare che il mostro volesse per esempio essere una donna e quindi avere tendenze omosessuali, oppure dovrei pensare che fosse stato un figlio che picchiava il padre per droga, o viceversa, che fosse un padre che veniva picchiato dal figlio per droga, oppure sì, che avesse vissuto un'esperienza similare alla bambina che è morta piccola in casa, oppure che fosse vissuto in un luogo in cui avvenne una nube tossica, oppure che avesse avuto un figlio a 11 anni o fosse stato un figlio di una madre ancora bambina, oppure che fosse un lupo di mare. Quindi capite che nessuno, men che meno io, ha fantasticato sulle pagine. Beh, adesso che hai detto la cosa della bambina morta, qualcuno fantasticherà, effettivamente. Sì, sì, certo, però siccome lui ha pizzicato oltre 22 pagine, noi non possiamo. No, ovvio, certo, certo. Ok, certo. Non possiamo dire che siccome ha pizzicato tutte queste pagine che parlano di fatti tragici di qualsiasi, di ogni, allora lui si è ispirato a quei fatti perché li ha vissuti in prima persona. Non è questo il concetto che ha utilizzato lui. Lui ha pizzicato delle parole, al di là di cosa parlasse il servizio. Erano delle parole e dei concetti che adesso andiamo a vedere. Quindi mi spiego quando vi dico appunto che la scelta di determinate pagine non sta nei fatti descritti dai servizi di questo numero di gente. E questo è un aspetto molto, molto importante. Quindi io, accurata l'inverosimiglianza che il mostro potesse essersi riconosciuto o ritrovarsi nelle disgrazie riportate nel settimanale, sono passata ad appurare se la sua scelta fu dettata appunto dalle parole da cui ritagliò le letterine o dai retro delle letterine stesse. Ok? Sì. Passiamo quindi all'aspetto dei retro. Allora, questa che vedete è l'immagine di tutti i retro collocati esattamente nella successione scollata dagli inquirenti del 1985, che io ho... Speculare. Esatto, io l'ho riprodotta proprio ricavando proprio le lettere ritagliate dal mostro per effettuare ovviamente un'analisi approfondita. Ok? Certo. Quindi sono proprio messa lì con una fotocopia della rivista, ho ritagliato esattamente le letterine che ha ritagliato lui. E le ho incollate in questo caso nel verso del retro, ok?
Perfetto. Ecco, qual è la cosa, secondo voi, che salta subito all'occhio guardando questa immagine? Io direi così a occhio che c'è un'unica, mi sembra di capire, la della è l'unica parola forse che è ritagliata tutta insieme dalla stessa. Sì, certo. Allora, la parola della, dove leggete qua molte se, è Esatto. un blocco unico. A onor del vero, anche questo qua piccolo, cioè gli ultimi due zeri. Allora, tenete presente che qua nella prima riga abbiamo dot, poi della Monica Silvia, poi terza riga Procura della Repubblica, poi ancora quarta riga K50I00 Firenze. Ok? Quindi in questa, lui ritaglio due blocchi interi, della col retro molte se e un altro molto piccolo che sono i due zeri del codice di avviamento postale. Ok. Ma c'è un'altra cosa che a me è saltata all'occhio e che ho voluto appunto approfondire, ma avrei dovuto approfondirla comunque, però la cosa che balza all'occhio è che sono pochissimi i retro in cui compaiono parole facenti parte di frasi ricavate da concetti. Vedete? Sì. Sono soltanto 9. Ecco, spiegaci bene questo aspetto. Io questo aspetto ovviamente l'ho dovuto approfondire perché dovevo capire esattamente da quali pagine lui ricavò le letterine. Il discorso è che su questi 9 pezzettini di carta, che sono gli unici che trattano trafiletti fondamentalmente, lì ci sono dei concetti molto interessanti che adesso andiamo a vedere. Il resto sono tutte pubblicità. O reti di parole che non hanno nessun significato. Quindi i Ok, retro interessanti, i sì. retro su cui lui si è focalizzato, perché lui apposta, appositamente ha tagliato questi retro. Del resto che non vedete contrassegnato col punto rosso, a lui non interessava il retro. Ho Interessava quello capito. che c'era davanti. Ho capito. Ok? Quindi non Sì. è a caso, non sono a caso questi 9. Sono stati scelti appositamente. Quindi, per capire il motivo appunto della scelta di tutte quelle pagine, una delle analisi appunto che ho effettuato è stata proprio quella di verificare se sui retro, quindi tutti i retropagina, vi fossero concetti che potevano portarmi ovviamente a Pacciani, ai compagni di merende, ed eccetera, eccetera. Ok, questa è stata la prima analisi che ho fatto. Certo, Io sono certo. stata contattata da Daniele Francesco un anno dopo, ma io in quell'anno ovviamente mi sono data da fare perché volevo trovare un appiglio. Sì, certo, naturalmente la realtà giudiziaria diceva che è responsabile almeno degli ultimi delitti era un compagno di merende, quindi cercavi un collegamento più Certo, ovvio. eh sì, ma non ne ho trovati, non ne ho trovati. E In come hai questo detto, schema. hai chiesto anche, diciamo, aiuto, no? In questa indagine hai gente che seguiva la pista dei compagni e altre Beh piste per sapere se sì, nel davvero no. momento in cui è stato reso noto il fatto che si trattava della rivista numero 51 del 21 dicembre 84, molti si sono messi a sfogliare la rivista, ovviamente, chi in biblioteca, chi online perché era scaricabile. Però io non ho ricevuto, né io li ho trovati, francamente, né ho ricevuto riscontri in tal senso, perché questo schema che vedete non ha a che fare con Pacciani e compagni di merende, ma zero proprio. Comunque, andiamo avanti. Quindi, quei ritagli, quei retro contrassegnati con i punti rossi sono parte di trafiletti che esprimono concetti interessanti. Il resto sono pubblicità per le quali io non, oppure anche servizi, intendiamoci, però. Io non ho trovato attinenze, per esempio, con la nipote di Umberto di Savoia, non ho trovato appigli nella pubblicità del caffè Sentiamo Umberto. un rumore, mi sa Valeria, un po' di Scusami, fondo. dicevo, non ho trovato appigli relativi alla nipote di Umberto di Savoia, al caffè, piuttosto che all'Alka-Seltzer, piuttosto che alla pubblicità della Polaroid, ecco, per intenderci. Perché Sì. questi dettagli sono tutti, ripeto, o pubblicità o parte di servizi che, per quanto mi riguarda, fino a prova contraria, non trattano
né di Pacciani, né di compagnia di vivende, e neanche di nessuno attenzionato dalla vicenda. Attenzione, Ok. certo, su uno di quei ritagli, come io ho già mostrato, si trova una frase shock, ossia quei due tedeschi così appetitosi, ma questo aspetto, benché appunto quel trafiletto non sia stato ovviamente scelto a caso, non mi ha portato necessariamente a Pacciani, Vanni, Lotti o ad altri soggetti, ok? Certo, è certo che le parole scelte sono forti, sono d'impatto, ma non portano lì, portano da tutt'altra parte. Quindi, in sintesi, nemmeno sul retro dell'Italia ho potuto trovare degli elementi riconducibili a chi è stato condannato. Quindi né retro, né tantomeno titoli. Allora ho effettuato una terza analisi e mi sono focalizzata sulle parole da cui il mostro ricavò le sue letterine. Perché attraverso le parole scelte e mettendole assieme o in un ordine non definito e non definibile, probabilmente si poteva arrivare a un messaggio o una frase di senso compiuto, no? Le parole dalle quali il mostro ricavò le letterine, che vi ho fatto prima vedere, io ve le rielenco. Sono Bhopal, che è una città in India, poi uccidere, dirò, preoccupatevi, tanto, vorrei essere una donna, Albertazzi, alto, quando, Salerno, là, picchiava mio figlio, acque della infanzia, finisce mai, scoprire, ultime, morire, casa, randone, più e trionfato. Io ti interrompo, ma a parte randone, tutta questa serie di parole mi ha evocato una serie di collegamenti, certo, ma sì, non saprei, ma infatti è proprio quello che sto dicendo, tutte queste parole sono forti, sono d'impatto, dopo le andiamo a vedere nello specifico, però non mi portano ai condannati, posso portare a chiunque, giusto? Sì, certo. D'altronde questa busta è stata confezionata da un serial killer, quindi non mi stupisco se lui militare la parola morire, picchiava, uccidere. Rendo l'idea, certo, no? Certo. Quindi, una volta raccolte tutte queste parole, ho cercato di comporre delle frasi di senso compiuto, appunto. Perché mi sono detta, magari dietro a queste parole c'è un messaggio ben preciso. Però, come potete ben capire, tutte queste parole non solo non mi portano a Pacciani, ma non mi portano a un messaggio. Io ci vedo parole, sì, sicuramente di forti, come ad esempio appunto la parola morire, dalla quale il mostro ricavò le due R per la parola procura, oppure la parola picchiava, dalla quale il mostro ricavò altre, però non mi basta. Per ripetere poi alla fine, perché a me evocano anche invece delle cose proprio riferibili alla vicenda. Non la faccio. Scrivi, che poi esatto. Ecco, perché la totalità delle parole scelte non mi porta né a formulare frasi che possano risultare un messaggio, intendo dire, né tantomeno mi indicano caratteristiche appunto di Pacciani o d'altro. Molte parole sono, ripeto, forti e d'impatto, ma non è questo il messaggio peculiare di questa busta. Ok? Quindi, in definitiva, a un certo punto realizzo che il mostro ritagliò diverse pagine che fondamentalmente non riuscivo a interpretare, pur avendo captato, annusato l'aspetto macabro. Ok? Passano i mesi e dopo un anno, dal giorno in cui ho trovato la rivista, apro un canale YouTube e mi contatta Daniele. E Daniele, come vi ho già illustrato molte volte, si dice estremamente interessato a tutti i particolari delle pagine e dei ritagli. Lui mi ha subito incuriosito, ma non per la pista Zodiac, che tra l'altro non mi ha accennato subito, ma solo successivamente, ma perché era l'unico ad essere veramente interessato a capire se dietro quei ritagli, sì, o a quelle pagine, vi fosse qualcos'altro. Medesimo aspetto, peraltro, che aveva incuriosito anche me,
salvo però non aver trovato un tubo, non averci capito Ecco, nulla. quindi la cosa in comune era quella soprattutto, che lui curiosamente cercava l'aspetto che aveva incuriosito, che ti aveva incuriosito durante la ricerca, ovvero il retro, Sì, io giusto? cercavo risposte nei dettagli, lui cercava i dettagli perché aveva le risposte. Le risposte. E noi non ci conoscevamo, ovviamente. Ok. Quindi io rispondo a Daniele e gli dico che, gli chiedo qual è il motivo di questo suo interesse e lui mi spiega appunto che da anni studia il caso Zodiac, dicendo che io conoscevo poco, pochissimo, ho visto il film, avevo letto qualcosa su dei libri che parlano di serial killer, ma nulla, nulla di più. Io devo dire la verità, ogni tanto mi scuso ancora con lui, non ho dato subito fiducia a Daniele. Perché, ripeto, e lo ripeterò sempre, anch'io inizialmente pensavo che non potesse essere verosimile l'accostamento serial killer americano con mostro delle campagne fiorentine. Io non mi sono spostata di un millimetro dopo quell'email di Daniele. Lui lo sa, quindi sono perdonata. Però lui a un certo punto comincia a descrivermi alcune caratteristiche di Zodiac. Quindi entra nel particolare, particolare che io non sapevo perché, ripeto, non avevo mai avuto. Perdonami, ma deve esserci qualcosa che stride. Adesso mi senti bene? Aspetta, così. Sì. Scusate. No, Stavo figurati, figurati. dicendo quindi che lui inizia a un certo punto comincia a descrivermi appunto alcune caratteristiche di Zodiac. Quindi Sì. entra nello specifico, caratteristiche che io non conoscevo, ripeto, perché non avevo mai approfondito la storia, la vicenda di Zodiac. Tenete presente però che io avevo trascorso una quantità di ore indescrivibile su quella rivista, per tutta una serie di analisi, quindi conoscevo molto bene ogni pagina, soprattutto quelle ritagliate dal mostro. Per esempio, quando Daniele mi accennò del fatto che Zodiac prese il nome da una marca di orologi, io immediatamente ho ricollegato il fatto che il mostro ritagliò, guarda caso, una Z sul cui retro c'era la pubblicità di un orologio. E Subito ci l'ho è collegato a questo passata, fatto. abbiamo analizzato a fondo Super, tutto ormai quanto. avevo memorizzato ogni pagina, Certo. come anche adesso, ormai è il mio codice fiscale, il mio secondo codice fiscale. Ed è stato proprio in quel momento, quando mi ha fatto quando ho dato questo primo input, che la cosa mi ha incuriosita, anzi, a dire il vero, mi ha proprio insospettita. E ho quindi cominciato da una parte a chiedere a Daniele determinate ulteriori caratteristiche e informazioni di Zodiac, e dall'altra a documentarmi sulla vicenda, no? Quindi, messe insieme a un certo punto tutte le informazioni che mi ha fornito Daniele e le nozioni che ho ricavato da internet, ho realizzato che sul serial killer americano ai tempi individuarono determinati elementi che lo caratterizzavano. Di fatto, esperti ed inquirenti analizzarono non solo le oltre 20 lettere che Zodiac inviò a giornali e polizia, ma anche i luoghi in cui colpì. Il primo elemento che venne preso in seria considerazione, fu il nome del serial killer ed il simbolo che utilizzava nelle sue missive. Okay? Quindi vale a dire che Zodiac prediligeva sicuramente l'oggetto orologio e quello di marca Zodiac in particolare. Ok? E quindi questo è un primo elemento che mi sembra abbastanza palese. Hai analizzato anche il significato del simbolo sopra la parola Zodiac? No, mi è bastato, e dopo lo vedremo, vedere che è lo stesso nome, lo stesso simbolo che appunto usava Zodiac nelle sue lettere. Sì, certo, c'è una corrispondenza, questo è ovvio, Mi chiedevo, una curiosità. No, no, questo no, no. Magari forse Daniele, io no, personalmente no. Poi un secondo elemento emerso fu il paradiso, proprio l'aldilà.
Perché fu lo stesso Zodiac a chiarire questo concetto, sottolineato più volte nelle sue missive. Sì. Quindi lui sottolineò più volte il motivo per cui compiva i suoi omicidi, ossia il collezionare schiavi che gli sarebbero stati utili in paradiso. E lo dice lui più volte. In una sua lettera cita, per esempio, I now have enough slaves to work for me in paradise. Adesso ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me in paradiso. E ancora, non ho paura della camera gas perché mi manderà in paradiso prima del dovuto. E ancora, ora ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me mentre tutti gli altri non avranno niente quando raggiungeranno il paradiso. Motivo per cui hanno paura della morte. Ascoltate bene, eh? Io non ho paura della morte perché so che la mia nuova vita in paradiso sarà una vita facile. Ve la ripeto perché poi dopo mi ci ricollego. Sì. Io non ho paura della morte perché so che la mia nuova vita in paradiso sarà una vita facile. Quindi è chiaro che il concetto di paradiso aveva una forte valenza sul profilo psicologico di Zodiac. Addirittura sì. Il motivo per cui uccideva, e lo dice lui, eh? In questa parte, in relazione agli schiavi, suppongo. Sì, beh, certamente era un perché farneticante, era una follia da essere umano normale, è una cosa impensabile, ma tant'è e tant'era. Un altro elemento interessante è la data del 20 di dicembre, ossia il primo delitto ufficiale di Zodiac, che poi lo stesso ci tiene a scrivere questa data sulla portiera dell'auto di una coppietta che ha appena colpito, e poi abbiamo una lettera con un bel timbro, bello, chiaro, che recita 20 di dicembre, e una strana telefonata che avvenne proprio nel periodo natalizio, in cui lui disse: è il mio compleanno, non posso aspettare. Non sappiamo quale fu la data esatta di quella telefonata, ma era il periodo natalizio. Insomma, diciamo che questa data appariva una costante. Nella vicenda Zodiac. Ma riportata direttamente da lui, nel senso... Sì, esatto. Sì. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Prego. Ma l'aspetto più interessante che emerse è che Zodiac aveva una particolare ossessione per l'elemento acqua. Perché dico ossessione? Perché nelle sue lettere, infatti, più volte fa riferimento a questo elemento, e contestualmente gli inquirenti si è reso conto che il serial killer colpiva sempre in luoghi che avevano a che fare con l'acqua. Riverside, lungo fiume, sì. Lake Herman Road, lago, ripeto, lago, ricordiamocelo bene, lago, Blue Rock Springs, sorgenti, Lake Berryessa, ancora lago, sì. Ripeto, lago, e concetti che comunque esprimeva Zodiac nelle sue stesse lettere: sto annegando, sono stato sommerso dalla pioggia, li ascolterò implorare per l'acqua, e via discorrendo. Scusa, per quanto riguarda i luoghi, tutti i luoghi erano collegati col nome all'acqua, o la maggior parte dei luoghi si può dire? No, tutti i luoghi erano collegati col nome all'acqua, e due in particolare al lago. Sì, sì. Ecco, perfetto. Esattamente. Oltretutto anche l'orologio militare prediletto da Zodiac ha a che fare con l'acqua. Waterproof. Resistente all'acqua. Sì, Wolf, vedo anche qua, lupo di mare, tra l'altro. Mm-hmm. Quindi, diciamo che l'elemento acqua è una vera e propria costante, la più frequente e rappresentativa di Zodiac, ok? Sì. Tant'è che in America si parla proprio di teoria dell'acqua. Il primo che trattò la teoria dell'acqua fu nel 1969 lo psichiatra Leonky Thompson. A seguire furono gli anni 80 Gray Smith in concomitanza con Garrett Penn. Quindi, in sostanza, questa incidenza fu identificata da uno psichiatra forense
ok, e da due dei maggiori ricercatori del caso. Quindi lo psichiatra forense è già quasi nell'imminenza dei primi delitti, allora. Eh sì. E senti cosa dice addirittura Gareth Penn dopo aver studiato i luoghi e i concetti espressi da Zodiac nelle sue missive. Penn ebbe la netta convinzione che, cito testuale, il nome dell'assassino può avere una connessione con l'acqua. Sì, sì, chiaro e tondo proprio, lo dice chiaramente. Ripeto. No, è interessante il riferimento che questa cosa venne notata già quasi da subito, diciamo. Sì, sì. Ripeto, tanto che non solo si resero conto che Zodiac colpiva in luoghi che avevano a che fare con l'acqua, ma si resero conto che era talmente una costante e una caratteristica, un'ossessione, che il loro risultato, la loro propensione era quella di pensare che il suo nome fosse composto dalla parola acqua. Questo lo dicono loro in un articolo dell'epoca. Comunque, andiamo avanti. Quindi, ricapitolando, gli elementi emersi nelle ricerche e nello studio del caso Zodiac sono quattro. Orologi, paradiso, acqua e suoi elementi derivati, e poi c'è questa data che ricorre del 20 di dicembre. È stato proprio quando ho appurato questi elementi che mi sono seriamente allarmata. Perché, come vi ho detto, io questa rivista la conoscevo a memoria. Andiamo a sviscerare i concetti emersi, quindi, dai ritagli che effettuò il mostro. Quindi, come detto, io non ritengo plausibile che l'importanza per il mostro fosse la pubblicità del caffè o dell'Alka-Seltzer, ma ciò che è espresso in questi trafiletti, soprattutto, oltre che ad altro, ovviamente. Benissimo. Andiamo a vedere di cosa si tratta e partiamo appunto dai primi due in ordine di apparizione, ossia questi. Questi due sono i primi due, vedete, che compaiono nella predisposizione della busta. Sì. Ve li ingrandisco, ma non vedrete un tubo perché sono talmente piccoli. Però vi assicuro che ovviamente tutto quello che vi dirò è scritto sulla rivista ed è riscontrabile, perché ormai la rivista è recuperata da tutti. Entrambi i ritagli sono ricavati dalla stessa pagina sul cui retro si legge perfettamente ciò che segue. Davanti al Tribunale di Modena. C'è scritto proprio così, davanti al Tribunale di Modena. Niente di sospetto, intendiamoci. Anche se va detto che proprio in quegli anni, ossia negli anni stessi in cui compiva il mostro di Firenze, a Modena c'era un altro serial killer, il cosiddetto serial killer di Modena. Sì. O mostro di Modena, che dir si voglia. E che De Fazio lavorò proprio in quegli anni consulente sia per il caso del mostro di Firenze che per il caso del mostro di Modena. Ma comunque, poco conta, andiamo avanti. Anche i successivi due ritagli sono ricavati da una stessa pagina. Ok? Andiamo a vedere cosa si legge dietro su questi due ritagli. Sul retro si legge chiaramente il nome di un uomo. Un nome strano, che io personalmente non avevo mai sentito, ma che però mi evoca qualcosa. Questo nome è Zoran. E in entrambi i ritagli lo si denota, Zoran, che non era nessuno in particolare. In quel trafiletto si parlava della nipote del Savoia, che aveva avuto una storia d'amore con questo ragazzo conosciuto al mare. Zoran, vi evoca qualcosa il nome Zoran? Ti dico che sì, ma non riesco a ricordare che cosa è un film, se è un personaggio. Mi ricorda qualcosa questo Zoran, ti dico, ma non riesco a identificare che cosa. A me evoca il nome di un serial killer. No, io non lo mettevo in relazione. Quale serial killer? Zoran? Scusami, ma in questo momento mi cogli... Zodiac? Ah,
A te ha detto quel. Ah, ok, sì. Sì. Si può effettivamente ricondurre. Io lo trovo sinceramente fino adesso. Lo Mi vedete? posso dire. Sì, no, io fino adesso mi posso dire più che affascinato dalle considerazioni che hai fatto. Questa considerazione qua, Zoran Zodiac, non la trovo Tra così l'altro, dal mio punto di vista. il nome Zoran comparve anche in udienza perché l'avvocato Bevacqua, adesso se non ricordo male, disse, parlò di questo Zoran perché quando rilevarono questo nome, Sì. loro ci fecero caso a questo nome, però Bevacqua ipotizzò si trattasse di un regista che faceva film, non dico pornografici, ma un po' così a luci rosse. In realtà non Sì. c'entrava nulla perché poi quando ho trovato la rivista, io ho fatto una ricerca anche su quel regista. Poi quando ho trovato la rivista invece ho appurato che non era un regista, ma una persona normalissima. Comunque compare questo nome di uomo, Zoran, ma andiamo avanti. Questi due ritagli sono il retro di queste due letterine, no? Ok? Quindi sono serviti per ricavare la parola della. Quindi lui per la parola della effettua diversi ritagli, 5 vedete in questo caso. Mentre con uno solo, a pagina 3, 113 per esempio, avrebbe potuto ricavare un altro della. E non è che lui non l'ha trovato, non l'ha letto, eh. No, no, lui voleva questi. Lui voleva quelli. Avrebbe potuto utilizzare altre pagine che aveva già ritagliato, ma lui voleva questi. Questi due. La lettera L presente No, ecco chi mi ricorda, c'era un 53 artista, volte. La c'erano lettera L tanti. presente 53 volte. La lettera A 140 volte e oltretutto è presente in ogni, sono presente entrambi in ogni pagina che lui ha utilizzato, ma lui vuole quei due lì, lui sceglie quei due lì. Andiamo avanti. Per ricavare la B di Repubblica, lui ritaglia questa B di Bhopal a Sì. pagina 6. E perché non ritaglia da qui la A e la L per Certo. fare questi, ce li ha qui, sulla Certo. pagina 6, all'inizio della rivista. E Sì, comodi, lui comodi. da qua ritaglia solo ed esclusivamente la lettera B. Andiamo avanti. E qui la cosa inizia a farsi un po' più interessante. Su questo retro piccolissimo si legge chiaramente il piacere di immaginare che cosa accadrà dopo, che cosa c'è dopo, ovviamente riferito all'aldilà, eh. Il paradiso, sì, quindi. Non ho neppure paura di invecchiare. Ve lo ripeto, il piacere di immaginare che cosa accadrà dopo, che cosa c'è dopo. Non ho neppure paura di invecchiare. Questo è lo stesso identico concetto che vi ho letto prima e che ho tratto da una lettera di Zodiac. Lo stesso identico. Guardate com'è piccolo questo ritaglio. Sì. E oltretutto lui lo va a pizzicare da questa pagina. Questa pagina, sebbene il carattere sia lo stesso che lui utilizza per la totalità della busta, è piccolissimo, da qua non si vede perché non rende le dimensioni della rivista, ma è piccolo rispetto all'altro. Perché? Perché mi scegli la lettera più piccola quando hai un'infinità di L tutte uguali a quelle che ti sono servite? Sì, per identificare quel concetto espresso, no? Certo, Al e lui momento, vuole no? questo concetto, vuole ha ritagliato un pezzettino di carta che, guarda caso, parla del concetto dell'aldilà. E non è un caso, perché guardate com'è piccola, è la più piccola. Aveva decine di pagine da cui trarre una L uguale alle altre, pagine peraltro che aveva già utilizzato, ma lui sceglie questa.
Andiamo avanti. Allora, adesso passiamo alla fase finale di questa busta, cioè all'ultima riga, e quindi alla Benissimo. parte che finalizza proprio la busta, apparentemente sconclusionata, no? Apparentemente, stranamente caotica. Vedete, questo Sposta il metodo, apparentemente. si nota subito, ripeto, è questo che mi ha spinto alla ricerca della rivista, perché io volevo capire, ma come? Ho iniziato a fare un'operetta perfetta e poi mi finisci così, mi splafoni così, ma come mai? Allora, intanto notiamo che la C e la A di Repubblica, quando va a capo, sono di un carattere completamente diverso dal resto. Vedete? Sì, questo è proprio chiaro. Questi sono i retro di C e di A. Nonostante, come abbiamo detto prima, abbiamo un CA qui, un CA qui, un CA qui, da una pagina che ho già utilizzato, perlomeno dello stesso carattere, ma niente. Poi un CA qui e anche questa l'ha utilizzata. Un altro CA qui. Lui ritaglia, scusate, un altro qui. Lui ritaglia questi. Questi da una pubblicità e non dai 5.000 titoli di cui dispone per fare la stessa cosa che ha fatto nelle prime tre righe. Perché mi vai a capo in quel modo? Mi hai fatto la prima parte di Repubbli in un modo. Perché vai a capo in quel modo? Cosa sono quei due CA buttati lì così? Non hanno un senso, lo si vede proprio. Almeno non hanno un senso apparente, cioè ti viene da chiederti perché cambia rotta. Nella stessa parola, eh? Nella stessa parola, lui per la parola Repubblica la divide in due parti e va a capo in una maniera completamente diversa. Ah, i motivi sono due. O è interessato alla pubblicità, che vediamo qui, Polaroid, oppure gli interessa quello che è scritto sul retro. Non ci sono altre possibilità, giusto? Sì, a mio avviso non ci sono altre possibilità. O è interessato a quello che c'è il concetto o un concetto espresso nella pubblicità, oppure appunto Esatto. a quello che c'è sul retro. Io Chiaro. su questa pubblicità non ho trovato nessun concetto, l'ho trovato sul retro e adesso ve lo leggo. Sì. Sul retro abbiamo un trafiletto intanto dal titolo Paradiso di artisti. E Ah. sul ritaglio si legge, vabbè, qua voi potete, non potete vederlo, ma lo potete vedere dalla rivista, La si rivista, legge certo. testuale Verbano che è riposo di tante acque. Ripeto, Verbano che è riposo di tante acque. Oltretutto la parola acque è proprio ben definita, proprio ben ritratta di fino. Questa qua dove vi metto la Sì, a diciamo. CQ si vede benissimo. Sì. Esattamente, esattamente. Verbano inteso come zona di Verbania? Lago Maggiore, infatti, sullo stesso trafiletto, quello accanto, leggo, chiamo questa regione del Lago Maggiore il paradiso terrestre. Ripeto, chiamo questa regione del Lago Maggiore Sì. il paradiso terrestre. Quindi a questo punto, però, il concetto dell'aldilà, del paradiso, inizia a comparire più di una volta e inizia peraltro a delinearsi anche quello dell'acqua, ok? Sì. Che sono i concetti di Zodiac, eh? Non mi Sì, qua sono insieme, inventati io, certo. ok? Ricordate, orologi, paradiso, al di là, l'acqua, il lago. Per carità, si può trattare di coincidenze, considerato che il testo della busta deve ancora terminare. Certo è che se ne trovo ancora gli stessi elementi successivamente, la cosa inizia a puzzare. E quindi andiamo avanti. Andiamo avanti e andiamo alla parola Firenze, ossia quella che proprio termina la composizione della busta.
termina l'operetta. Anche in questo caso troviamo caratteri diversi dal resto della busta e diversi fra loro, vedete, no? Sì. E io mi sono chiesta il perché. Perché così disordinato? È stato così bravuccio nelle prime nella prima parte, perché? Perché sì, cambiamento. Perché ritagli una E diversa dal momento che dello stesso carattere sulla rivista ce ne sono 112? Nella parola Firenze noi vediamo due E diverse una dall'altra. Ma perché? Ne hai mille a disposizione, tutte uguali, tutte le pagine hanno la stessa identica E. No, lui ne mette una diversa dall'altra. La parte della diversa è al centro. Esattamente. Esattamente. E oltretutto le leggi sono le pagine che già ho utilizzato. Ma per comodità, ma mi vuoi mettere le stesse? Ma perché vai a pizzicarmi quella? Sì. Che non c'entra nulla, la vedete, non c'entra niente. Cioè, ancora una volta, il ragionamento d'obbligo qual è? O gli interessa la pubblicità, o gli interessa il retro. E allora andiamo a vedere cosa c'è sul retro in questa prima E. Quale concetto ci sarà mai? Leggo testuale. Attirati dai suoi colori leggeri e tenui, dal suo cielo e dalle sue acque celesti, riferito ovviamente al Lago Maggiore. Acque celesti, cioè ancora una volta io ritrovo l'elemento acqua e paradiso, anche perché celesti. E attenzione, tutti questi elementi si trovano solo nei trafiletti che vi ho fatto vedere prima, nei 9 trafiletti che vi ho punteggiato prima, che sono, scusate. Ecco, mostriamoli di nuovo, grazie, così è più chiaro. Sì, ma poi c'è anche riferimento al paradiso, effettivamente, perché c'è anche che celeste. Sono questi, ok. Questi sono stati ritagliati apposta per il concetto che c'è dietro, non per quello che c'è davanti. Tanto è vero che il resto, che non vedete quel punto rosso, non ha concetti. Per il resto c'è un altro ragionamento, un altro schema. Andiamo avanti. Quindi volevo puntualizzare una cosa, quindi questi riferimenti nel retro delle lettere non sono, come magari molti possono credere, tutti provenienti dall'articolo di Piero Chiara, Chiara Fresca Dolce Acque, ma anzi sono provenienti da diverse pagine della rete. Sì, certo. Okay. Sì, io ve li ho fatti vedere, poi tanto la puntata rimane impressa su YouTube, le vedete, vedete i retro, vedete le pagine, farete tutti i vostri lavori, le valutazioni, per carità, analisi, vedrete che sono più pagine, certo. Andiamo avanti. Per la parola Firenze, lui ovviamente utilizza anche la lettera Z da pagina 37. Ma come mai non la ritaglia da pagina 28, dalla quale ha già ritagliato la A e la L di Albertazzi? Voglio dire, ne hai due, sono lì, ma perché non le ritagli? Non era più comodo, non era più sensato? Certo che sarebbe stato sensato, ma a lui non interessava ricavare tempo, risparmiare tempo e fatica. Lui ha voluto quella Z. Scusate. Questa Z ha voluto lui. Perché? Semplicemente perché sul retro c'è la pubblicità di un orologio Zenith, che guarda caso, ancora una volta, è un elemento tanto caro a Zodiac. L'orologio, il segnatempo. Guarda anche il simbolo dell'orologio. Sì, sì, c'è sempre una Z, c'è sempre... Sì. A lui piace questa, sarà lo sfondo, sarà... non lo so, però a lui piace questa. Ce ne sono di Z, ce ne sono 16 all'interno della rivista. 16, e ripeto, anche in parole, non solo in pagine, ma in parole che ha già ritagliato. Lui vuole questa e la sceglie appositamente, ok? Sì. Quindi,
definitiva, io in questa parola Firenze ho una E che mi parla di paradiso, una Z di Zodiac, che guarda caso, sul cui retro guarda caso c'è una pubblicità di orologi, ma andiamo alla E. La E che è la lettera che conclude la busta. Ok? Conclude sì. La busta. In genere quando noi scriviamo una lettera, cosa facciamo a piedi pagina? La firmiamo, no? Certo. Andiamo a vedere questa E. Tenete presente, come ho detto, che la E compare nella rivista oltre 112 volte. Ok? Dubito che si possa trovare un elemento riferibile a Zodiac con 112 possibilità. Insomma, non sono poche 112 E, eh? Okay? Sono tante. E invece lui da dove la pizzica? Dalla parola acque. Eh sì. 112 E, 140 pagine di rivista e la conclude con la parola acqua. È una coincidenza? Non vi paiono un po' troppe queste coincidenze? Tu hai controllato altre combinazioni naturalmente, no? Di ragazzi, quello che io conosco a memoria questa rivista, ho fatto il conteggio di tutte le lettere che poteva utilizzare. E non emerge niente di senso compiuto che sarebbe potuto uscire dall'utilizzo di altre ragazzi, lettere. Quello che è emerso è che in questa parola Firenze ci sono tutti, e dico tutti, gli elementi riconducibili a Zodiac. Tutti. Questa è la firma di Zodiac. Perché in questa parola ho paradiso, orologi, acque. L'elemento acqua è la vera e propria ossessione di Zodiac. E questa busta è conclusa con la parola acque. Per questo vi dico che questa è una firma. Non avrebbe potuto scrivere cordiali saluti Zodiac. È terminata col suo elemento, il suo elemento. Ma non è finita, eh? No, infatti aspetto che tu finisca tutto. Ok. Perché sospetto che ci sia altro. Quindi, andiamo avanti con le coincidenze. Allora, per la parola Firenze lui ritaglia una F, una I, una R e una N di un carattere completamente diverso da tutto il resto. Come mai? Voglio dire, dal momento che all'interno della rivista la lettera F di Firenze è presente oltre 10 volte, la lettera I oltre 120 volte, la lettera R oltre 70 volte e la lettera N oltre 80 volte. E come se ciò non bastasse, sono presenti ovviamente nel suo carattere preferito in pagine che ha già utilizzato. Perché mi vai a pizzicare a pagina 120 un carattere che nulla c'entra con il resto? Perché? Il motivo è macabro, è folle, è impenitente ancora una volta. È il retro di questa pagina. Perché sul retro di questa pagina, come ho già mostrato in precedenza, sì, si legge coi due tedeschi così appetitosi. Una pubblicità molto piccola, eh? Però c'è scritto così, coi due tedeschi così appetitosi. Questo è un riferimento... Capite quando vi dico che su questa rivista il mostro ci ha passato del tempo, della dedizione, se l'è studiata a fondo, nulla a caso. Lui ha colto dei particolari, anzi i particolari che più gli piacevano. E qui io li ho tutti racchiusi in una parola che finalizza la busta. Questo, in criminologia, si chiama la firma dell'assassino. E non me lo invento io, è tutto qua. Io ti faccio una domanda proprio su questa cosa della firma, no? Adesso l'analisi credo che grosso modo, poi ci saranno delle cose che magari adesso mentre ti faccio le domande mi puntualizzerai, che forse magari non ho capito bene, mi sono perso.
Ad ogni modo, a me vengono delle riflessioni da fare, che mi sono segnato. Aspetta, mi fai finire con Firenze perché non è Ecco, finita. no, credevo fosse ancora finito. Scusi, No, che no, fosse... no. Guarda, ho quasi Perdonami. finito. Scusate, io guardo la scaletta perché vi rendete conto che sennò sarebbe No, impossibile. guarda, ma tanto è tutto il tempo, prenditi tutto il tempo che vuoi. Vi siete mai chiesti perché lui ritaglia FIRN? Me lo sono chiesto, sì, perché questa parola qua, come ripeto, c'era la E centrale diversa, tra l'altro staccata dal resto delle lettere, FIRN diverse, poi messe una sopra, una sotto, insomma, non proprio accostata alla perfezione. Me lo sono chiesto, questo non mi sono mai dato una risposta, diciamo, che potesse convincere. Veramente sono tratti da una stessa pagina, però qual è il concetto? Che lui voleva ovviamente riferirsi a questa cosa dei due tedeschi così appetitosi, non è un caso, però sarebbe bastata anche una sola lettera per far riferimento a quel retro. Perché quattro? Attenzione, questa è la firma di un assassino. Quindi vuol dire che quella F, quella I, quella R e quella N non sono a caso. Perché lui Certo. nel finale, il finale lo fa col botto, ok? Non mette lettere a caso. Io me lo sono chiesto perché quella F, quella I, quella R e quella N. Provate a digitare su Google Firn Water. Oh, E guardate vediamo. cosa esce. Cos'è un modello di orologio? Vediamo un po'. Firma. Firn, Mi vengono Firenze, io Imola, Roma, Napoli. ad acqua. Umidificatore, insomma, giusto? Firn, no, non è la condizione. Esiste questa parola, eh? A me viene una serie di pubblicità di condizionatori, si vede che sono No, no, indicizzato. Firn Water è la condizione dell'acqua con caratteristiche particolari del ghiacciaio. Firn Water è la Sì. condizione, è una delle condizioni dell'acqua. Ah, ecco, Unlocking Annual Firm Water, sì, ok. È una Adesso. coincidenza anche questa, che lui ritaglia quelle quattro letterine di un carattere completamente diverso e guarda caso Firn ha a che fare con l'acqua? Scusate, a No, quante coincidenze siamo? Perché io ho perso il conto. Capite no. No, quando vi dico che questa non è fantascienza? quando Capite ci sono quando vi dico che questa non è fantascienza? Che sono troppe le coincidenze per essere coincidenze? Adesso lo capite? Cioè, lo capite, nel senso adesso ve le ho mostrate con quanta più chiarezza possibile. Non è possibile che siano tutte coincidenze, sono troppe. effettivamente, quando sono così tante non sono più coincidenze. Eh no, ragazzi, Io su no. questo ricordo, dico sempre che non si possono non notare tante coincidenze insieme che richiamano a degli elementi, no? Bisogna per forza considerarli. E qua ci sono tante volte. Ce ne sono troppi, ragazzi, troppi. È vero, Io, questo. ripeto, ho messo a disposizione la rivista, questa sera vi ho messo a disposizione tutti i ritagli, tutte le pagine, tutti i retro. Traete le vostre conclusioni. Quindi si capisce benissimo, è tutto. Ma non è finita, perché a me spiace sottolineare questa cosa, Sì. ma la data del 20 di dicembre è l'ennesima coincidenza, perché nel momento in cui un giornalista sporge denuncia nei confronti di un soggetto in particolare, è ovvio che il web si scatena perché va a cercare dati su questa persona. Purtroppo è così. E Certo. cosa si denota? Che questa persona è nata il 20 di dicembre. Ok. Quindi sono tante coincidenze E quando sono così tante, adesso a parte il soggetto attenzionato, io non muovo accuse, ci mancherebbe. Però Allora, tutti gli elementi emersi dalla busta portano tutti a Zodiac.
quella busta è firmata da Zodiac. Su questo, Allora, ragazzi. io dividerei la questione. Una sono i riferimenti che hai indubbiamente identificato, perché a parer mio non si può dire che non ci siano, almeno a titolo personale, che non ci siano i riferimenti che hai indicato, perché emergono chiaramente. Però mi vengono delle considerazioni da fare. Allora, una è il riferimento a Zoran che facevi prima, no? Ecco, Zoran. Io mi ricordavo di aver letto qualcosa, era un artista, nel 1985 era un artista, anche abbastanza quotato, che faceva quadri molto particolari. Si chiamava, adesso ero andato a rivederlo, proprio quando facevo la ricerca sugli artisti coinvolti, pittori, diciamo, nella vicenda del mostro, e si chiamava Zoran Music, credo che sì, Anton Zoran Music Radici. Nel 1985. Sì, però Dario, quell'articolo non parla del pittore, parla di una persona comune, un ragazzo comunissimo, il cui nome è Zoran. No, che Quindi articolo? non si Ah, evince sì. il motivo. No, mi veniva però il riferimento perché tu mi hai detto Zoran Zodiac, no? Allora io ho C'è un detto. nome particolare, a me Hai detto se gli era. chiaramente è ovvio che io No, collego, cioè dopo tutti questi elementi, leggo un pezzettino di carta piccolo così. Piccolo, neanche un centimetro con scritto Zoran, a me viene da pensare a quello. Ma chiaro. Però io ti facciamo dico, che abbiamo l'avevo già vinto che notato quello non. Scusami. quando tu mi hai detto se ci veniva in mente qualcosa, a me effettivamente veniva in mente qualcosa, non ricordavo che cosa, sono andato a ricontrollare, era un artista che io ho incontrato in relazione agli artisti di quegli anni che potevano ricondursi, non trovai niente. È la prima volta che vedo la parola Zoran dietro diciamo, le lettere, non avevo mai viste. Quindi mi è saltato subito Dietro quei all'occhio. trafiletti c'è un solo nome di Ecco, persona, non l'avevo mai Zoran. visto. Ecco, poi un Strano. appunto che mi viene da fare, non un appunto, una considerazione, è che le lettere di Zodiac venivano. Se non ricordo male, quasi tutto, tutte firmate con la famosa croce, no? Ecco. Qua noi non abbiamo questa firma identificativa, abbiamo però degli elementi a cui si riferiva effettivamente Zodiac. Ma lui non poteva mettere l'elemento il simbolo di Zodiac, cioè, no, e se no cascava Se avesse tutto. voluto chiudere, Ma no? sì, se metteva il simbolo di Zodiac. L'unico messaggio che mandava era mandarlo con la sua firma. La firma c'è, è chiaro che è nascosta. L'abbiamo trovata nel 2021, nel 2020, anzi 2021. Io nel 2021 ho collegato tutto a Però Zodiac, mi ci sono chiedo come rimasto mai, molto dentro. se lui voleva farsi identificare esclusivamente come. Poi ti spiego perché mi viene questo Lui ragionamento. non voleva farsi identificare perché se nell'85 fossero arrivati alla rivista, non arrivavano a Zodiac. Ci siamo arrivati noi adesso, ma con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione tecnologici. Secondo te nell'85 lo collegavano a Zodiac? Comunque che prima o poi qualcuno speri che capisca chi quella firma l'ha fatta, anche se non ti spieghi bene quando, ma se le lasci una firma è perché Gli è vuol dire. andata male, gli è andata molto male. Non la, ecco, l'avete scoperto, l'hai scoperto nel 2020. La rivista nel 2020, il collegamento nel 2021. Ecco, però appunto, ripeto, se io sono serial killer e firmo in un certo modo, è perché comunque voglio che qualcuno prima o poi ci arrivi. Non a lui personalmente, ma al fatto che sia Zodiac, ma certamente tutti i serial killer che comunque in qualche modo firmano i loro crimini vogliono in Allora, qualche modo lasciare il segno. visto che hai citato la persona che diciamo che compie gli anni il 20 dicembre, chiamiamo così, quindi Job Vilacqua, per cui adesso appunto ci sono degli sviluppi nella vicenda, mi viene da riferirmi a quello che ho sempre detto io riguardo a questa teoria, detto, pensato riguardo a questa teoria, che fosse stata tirata fuori per identificare, per carità, quello che ormai tutti sospettavano da tempo, ovvero che ci fosse qualcuno a gestire le file della vicenda Mostro di Firenze, quindi servizi, strategia della tensione e via dicendo, ma dando un colpevole, così servito, a piatto,
per poter togliere l'attenzione dai veri colpevoli appartenenti a quegli apparati. Ma sai, finché accusi gli apparati genericamente, puoi dire Dario, tutto. io su questo non Puoi dire, posso no, ben citato, rispondere. puoi dire tutto il contrario di tutto. Allora, in rapporto a questa considerazione, io dissi che se ci fosse in questa vicenda un comune cappello, okay, una comune organizzazione, e questo fosse un protocollo utilizzato in America in un certo modo, in Italia in un altro modo, ma con le stesse caratteristiche, gli stessi apparati a organizzarli, potrebbe essere che non sia la stessa persona o le stesse persone che hanno materialmente compiuto i delitti da una parte e dall'altra, ovvero in America e in Italia. Un po' come dire, se siamo due cristiani, due cattolici, che scrivono una lettera, no? In questa maniera qua è anche facile che si trovino gli stessi riferimenti, perché diciamo che il background culturale è il medesimo. Quindi se due rappresentanti, ok, del medesimo apparato si occupano di fare due azioni similari, è probabile che si ritrovino Scusami degli Dario, ma elementi secondo me particolari. è molto più probabile che questa persona l'abbia fatta una sola persona con le sue ossessioni. Perdonami, la vedo molto più semplice così. È una tua Ma come conclusione. tanti serial killer, eh? Cioè non è che Zodiac è il primo serial killer che ha delle ossessioni e fa cose. Bene o male tutti i serial killer folli fanno cose. Io non ci vedo la combinazione di due persone, di due o più persone. Io qua ci vedo un folle che ha delle ossessioni, che ha delle manie e che le manifesta in questo modo, come fanno tutti i serial killer. Quindi da Questo solo, ci vedo. senza l'aiuto di nessuno, senza il. Io parlo della busta, Dario, noi stasera parliamo della busta. Se vuoi, un'altra volta parliamo della vicenda, ma io Ma mi qua sto parli parlando di della busta. Io ossessionato. mettiamo dei paletti intanto. Questa busta, prima di tutto, può essere stata predisposta da Pacciani e compagni di merende? No, secondo me no. Ok, boh, è già I questo. riferimenti ci sono, secondo me sì. È vero. Ci sono i riferimenti all'acqua, Oh, i poi riferimenti ragazzi, all'acquisto, ci sono. molti ultimamente rispetto a un anno fa almeno cominciano a dire, beh, però potrebbe, gli elementi ci sono perché adesso A la gente parer lo, mio. però molti dicono potrebbe essere un Però emulatore, che è già nel momento qualcosa. in cui tu mi dici il 20 dicembre, anche una data particolare, mi fai un riferimento, ecco, Cioè, io devo entrare nel merito del riferimento, per quello che io quando ho rilevato questi elementi, dopo sono entrata nella vicenda denuncia nei confronti di, e in un successivo momento ho rilevato l'ennesima coincidenza. Io devo per forza metterla nel calderone, perché Ecco, ma tant'è. visto che io non ho nella testa, come dire, il concetto di Zodiac, parlo, arrivo da fuori, ti dico, Sì. dal mio punto di vista, se ci sono due cattolici o due musulmani o due di uno stesso contesto religioso o di uno stesso contesto anche aziendale, è facile che ci trovi la stessa firma, ovvero la croce per dire per Ma un cristiano, spiego. perché di Zodiac? Come E perché di Zodiac? soprattutto nell'85, come facevano a saperlo? Come facevano ad avere questi elementi nell'85? No, Metti Dario, che ci sia secondo metti me è proprio lui. No, che organizzare questa serie di omicidi di là e di qua. Dario, perdonami, non parliamo degli omicidi, parliamo di questa busta. Mi devi spiegare nell'85 come facessero a sapere determinati elementi. Chi? Come faceva a saperlo? Chi? Quelli Chi ha che compiuto? secondo hanno predisposto la busta. Non lo so chi pensi tu. Io Ma penso che sia lui. Cosa? se tu prendi ordini, ok, da qualcuno, ci siamo, i riferimenti te li dà quel qualcuno, nel caso sia un apparato a gestire un'operazione del genere Ma in in chiave questo tecnica, caso, Dario, questa busta è stata una da una parte, società dall'altra. gogna. Questa busta è un'operetta, è un parto.
È come gli omicidi, non la dai in mano ad altre per lo fai tu perché ci devi godere mentre lo fai, perché ci ha impiegato del tempo e non poco, ha goduto mentre ha fatto questa cosa nella sua follia. Io la trovo una roba molto più sterile in realtà, la vedo uno specchietto per la loro. Mario, questo è il mio... Mario, guarda, abbiamo tante domande anche interessanti. Peraltro Zodiac utilizzava i tagli di giornale anche in America, eh? Cioè non è che ha scritto soltanto lettere a mano. Gli piaceva giocherellare con le letterine, eh? E con i colori rossi. Come ti spieghi questi due punti rossi? Ci sarà un motivo per cui lui è andato a ricavare da una pagina intera rossa e è andato in mezzo a ricavare un punto rosso. Che un motivo ci sia. Io lo abbino al red point. E red point, guarda caso, andiamo incontro alla milionesima coincidenza, red point è la marca, è il modello di un orologio di marca Zodiac. È red. E invece il taccuino? Che cos'è? Io non hai visto, io a Radio Florence International avevo fatto proprio vedere l'immagine di un orologio con una lancetta e un punto rosso. Zodiac, ovviamente. Modello Zodiac. Scusami, marca Zodiac, modello Red Point. Ok, quindi il trattino rappresenta la lancetta, il punto rappresenta il modello. Red Point. Ok, perfetto. E se tanto mi dà tanto... Quei due ritagli li ha ricavati proprio da una pagina di orologi, da una pubblicità di orologi. Non ne ho la certezza, ma se tanto mi dà tanto. Questa è opera di una persona che ci ha messo amore, tra virgolette, in questa operetta. Ci ha messo tutto se stesso, ha messo tutti i suoi interessi, tutte le sue caratteristiche. Per concludere, perché poi dopo di questo, ragazzi, full stop. I numeri, chiedo ancora sui numeri perché non li abbiamo trattati, il colore dei numeri gialli. I numeri gialli li ha tratti da una pubblicità della Renault 5. Sì. Non so poi perché è lì, però li ha presi da lì. Ok. Li ho fatti vedere comunque, tanto la puntata si vedrà e vedete tutte le pagine e la pubblicità da cui trae... Il 5 e lo 0, ma c'è anche un 1, ma lui l'1 non lo pizzica. La rivista è piena di 1, ma ce n'è uno fino anche, stesso giallo, stesso font, stesso colore giallo, stessa grandezza, ma lì lui non lo vuole, quello va pizzicato da un'altra parte, la pubblicità di un romanzo che parla di un omicidio. Certo. Dai, di una donna. Capisci come qual è la perversione di questa busta? Non è una busta fatta né su comando e né da un disinteressato. Questo secondo me è un aspetto molto chiaro e molto fondamentale. Mi rendo conto, Dario, che è difficile comprenderlo completamente a fondo, perché bisogna aver analizzato la busta per 24 mesi. Io mi rendo conto che questa presentazione probabilmente non può rendere al 100%. No, questa presentazione, momento, è stata magistrale, e quello che tu hai indicato anche secondo me si ravvisa, e la conclusione che a mio avviso, cioè quello che mi fa pensare a me, è una conclusione diversa, non lo collego alla pista a cui ci riferiamo, diciamo Zodiac, stessa cosa del mostro di Firenze. No, attenzione, io non sto dicendo che questa busta è stata... Attenzione, io non sto dicendo che questa busta è stata predisposta dal soggetto denunciato da Francesco Amicone. Io sto dicendo che questa busta è stata fatta da Zodia. È chiaro il concetto? Sì, lo identifica come una persona che unica, che è stata lui, sia da una parte, che ovviamente anche in Italia, perché se lui che ha scritto la lettera della Monica, si identifica nello stesso killer. Ma da una persona, che ci ha dedicato, non la certezza, come invece mi convince molto, tutta l'analisi che hai fatto mi convince tantissimo. Personalmente vado su una strada diversa quando, diciamo, è una stessa persona fisicamente che è stato responsabile sia da una parte che dall'altra di tutto questo.
Allora, io non parto, vedi, io non sono partita per l'analisi di questa busta, io non mi sono lasciata condizionare dagli omicidi, eh? E no, perché se no non ne uscivo. Io mi sono focalizzata, e il consiglio che ti do è per ben Posso chiederti di ripetere focalizzare. le parole che hai detto prima, i termini che ti ho detto se potevi ripetere, che ho detto che mi ricordavano Ah, diverse cose. sì. Ora ti chiedo solo Allora, quest'ultimo qua. aspetta, che li riprendo la mia scalettina. Allora, ecco qua. Bhopal, Passiamo alle domande. che è la città indiana, uccidere. Sì, quindi uccidere Dirò. già. Preoccupatevi. Tanto. Vorrei essere una donna. Albertazzi, alto. Questo vorrei essere una donna, tra l'altro in questo ordine secondo me è evocativo perché molti hanno ipotizzato che nel Non caso di è trattare. la pagina di Albertazzi che gli interessava, era il retro, ve l'ho fatto vedere. Era solo No, 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 no. il retro. Io ho parlato delle parole che hai detto, lascia stare Albertazzi. Albertazzi rientra per un'altra cosa, perché c'è un parente di Albertazzi che rientra nella vicenda, che è nominato, ecco perché rientra Albertazzi, che era amico, è stato sentito, e per quello è un altro rimando. Il rimando che dicevo io, vorrei essere una donna, è perché qualcuno che ipotizzava il serial killer unico con problemi legati diciamo alla sessualità, poteva avere delle tendenze represse di questo genere. Ecco perché ti ho Ma allora, chiesto se non è interessato di a questo aspetto, mi prendeva tutte le lettere da quella pagina. Scusami, lui va a raccattare oltre 22 pagine. No, ma gli altri Capisci? riferimenti Lui non non è era che interessato sia alla collegato. vicenda di Albertazzi, non era interessato al fatto della donna. Lui interessava il retro della pagina di Albertazzi, che è quello Allora, che ti ho fatto vedere. mi premeva, come dire, sottolineare anche questo aspetto, come l'aspetto di Albertazzi, che appunto viene citato, un parente di Albertazzi, andate poi a vedervelo, vi ritroveremo In che il anno? In che documento anno in accade questa questione. cosa? Adesso te lo vado a ricercare, ma è una cosa che mi ha colpito molto. Adesso te lo Ma vado a in che ricercare. anno accade? Adesso te lo vado a ricercare sull'archivio. E le altre parole erano? Poi, alto, quando, Salerno, vedi, anche la pagina di Salerno va a pizzicare. Allora, vedi, cadiamo sempre nel solito discorso. Dobbiamo Sarebbe un pensare. riferimento anche lì, comunque, però non lo diciamo. Certo che c'è il riferimento anche lì. Certo che c'è il riferimento anche lì, ma non ha a che fare con i personaggi famosi, con i personaggi pubblici. Poi. No, ha a che fare con la vicenda, è quello che. Non con i personaggi famosi, ha a che fare con la Esatto, sì, vicenda. non al personaggio in cui si parla nel servizio. No, 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 Picchiaro, no. figlio. Mio, acque, infanzia, della, finisce, mai, scoprire, ultime, morire, casa, randone, più, trionfato. Lì vedo anche un riferimento a un bambino picchiato, ci sono delle cose interessanti, dico, per quello che ho chiesto di ripetermele, perché comunque qualche riferimento ce Guarda, l'avevo. tutti i servizi che la maggior parte dei servizi che trattava gente, ripeto, erano fatti tragici. Quindi se dobbiamo pensare che ha composto quel che il Mostro di Firenze avesse le caratteristiche di tutti i fatti tragici, non è Beh, possibile. c'era anche del gossip, io ero bambino, mi ricordo gente oggi, tutte queste riviste qua, dai, Che c'era poi anche lui abbia scelto delle parole di questi titoli di forte impatto, questo sì. La parola morire, la parola picchiare, la parola uccide, sicuramente, eh? Ma non che lui volesse essere una donna piuttosto che veniva picchiato, che picchiava, no, questo secondo me no. Lui ha usato due schemi. Uno è pizzicare parole di forte impatto, l'altro è il retro. Questo è lo schema. Io ho cercato un messaggio mettendo insieme tutte le parole da cui lui ha tratto cose.
non ne esce un messaggio, rimangono parole di forte impatto, sono i concetti espressi nei retro che hanno tutte lo stesso filo conduttore. E guarda caso il filo conduttore ha quei quattro elementi, quei quattro lì. E non si scappa da quei retro, non si scappa da questi elementi. A parte il fatto del Tribunale di Modena, che comunque non è proprio campato in aria e non è scelto a caso, perché i retro sicuramente non sono stati scelti a caso. Perché no, c'è un filo conduttore. E sicuramente sto dicendo che il mostro di Firenze operò anche a Modena, attenzione, sto dicendo che a Modena negli stessi anni in cui colpì il mostro di Firenze c'era anche un altro Siracusa, negli stessi anni, uguale. Allora, il sì. riferimento che ti dicevo prima, adesso io ho preso la versione omissata, dovrei prendere quella, però il nome è quello, è nella sentenza Calamandrei, dove a un certo punto si dice, oltre ai medici di base, quali, vabbè, qua ci sono gli omissis, che probabilmente dopo i primi anni si spostò da un'altra parte, sempre a San Casciano. I rapporti del Calamandrei erano tranquilli. Ricordo che ogni tanto notavo il Calamandrei recarsi al bar per consumare con i sopracitati professori e dottori, scusa, e dottori, scusate. Per quanto riguarda le conoscenze del Calamandrei, mi ricordo che a volte veniva a cercarlo un certo Giancarlo, detto Iuris, che so essere cugino dell'attore, qua c'è l'omissis, ma era l'attore Albertazzi. Quindi quando io ho visto quel riferimento lì, mi si è acceso, hai capito, una lampadina, no? Ma che epoca risale, scusami? Risale a 2000, aspetta, la Cioè, voglio sentenza. dire, non è riferibile all'84-85. 2008, Dario. Non Sì, lo quella è la possiamo sentenza. collocare No, vabbè, nell'84-85. ragazzi, quella è la sentenza, qua si parla però di eventi degli anni del mostro. Non ho capito il collegamento, comunque ripeto, secondo me Albertazzi non, no, è il retro che parla di altro. Gli anni sono tra il 72 e il 73, 87, si parla degli anni tra i 70 e gli 80, quindi gli anni sono quelli. Volete fare, Perfetto. volete vedere delle domande in Sì, chat? esatto. Allora, Valeria, ce ne sono una quindicina. Sono tutte belle domande. Aspetta, Alessandro, prima però volevo sentire il tuo parere. A me, io sono rimasto colpito, Valeria. A me sono rimasto convinto, mi hai convinto. Però tu hai detto che chi ha fatto la busta non ha preso il senso, non ha preso la lettera per il testo davanti. Okay? Per esempio, sulla Polaroid, sul non finisce mai, ecco lì Non vorrei finisce mai. metterci più chiaro, perché la Polaroid anche è un po'. Io, messi assieme tutte le coincidenze, ho delineato un filo conduttore, per cui sono propensa al retro che parla dell'acqua e del lago, più che della Polaroid. Perché io comunque devo seguire un filo conduttore, perché se mi baso su Albertazzi, Polaroid e No, Anca Seltzer, non finisce mai, che era Castellani. interessante, non la Polaroid. Il riferimento è alla notte, in me non finisce mai. Spiego. Sì, no, certo, anche vero. Sì, corretto, corretto. Dario, no, Dario, anche la Polaroid come elemento di non di ricatto, ma un segnale. Come segnale, fotografia, un segnale. Comunque, Valeria, andiamo sulle domande perché sono tutte Sì, interessanti. sì. Sei stata stupenda stasera. Allora, Allora Luca, sicuramente avrete notato, andata via. Sicuramente avrete notato anche diversi messaggi pubblicitari di questa rivista, tipo quella della R5, con l'occhio molto simile a quello della campagna antimostro. tenete presente che anche Zodiac in una sua lettera
l'elemento occhio, l'elemento, insomma, quest'occhio compare anche in una lettera di Zoe. È presente anche lì. E su quella rivista, sulla rivista, con quell'occhio c'è scritto look. Ah. Look. Ah, questo è interessante, effettivamente. Vuoi vederla? Frassi. Sì, se è possibile. Ah, aspetta però. Share. Uguale, Se mi dai il permesso, Ale. Sì, devi condividere, Valeria. Sì, sì. Eccola qua. Aspettate che sto aprendo. Scusate. Perché l'immagine è sempre più evocativa, no? Quindi se riusciamo a... Allora, il 5 e lo 0 appunto tratti dalla pagina della Reno 5, a me il 5 e lo 0 possono variare di interpretazione, io su quella non me la sento di. Ok. Però la pagina in se stessa, perché di 5 e di 0 ce n'erano nella rivista, eh? E siccome lui non ha scelto a caso nulla, un perché su questa scelta, eccola qui, ci sarà, vedi? Look e quest'occhio. Eh sì. Vedete che lui sceglie da qua lo 0 e il 5. Eh sì. Ma non l'uno da qua. Cioè, questo non l'ha visto, ma non ci credo. Non ci credo, perché lui da qui invece li ritaglia i due zeri di 2000. Oh, io ho fatto fatica a trovare, sono stati gli ultimi che ho trovato perché non riuscivo a trovare nella rivista. Ma voi avete idea di come sono piccoli? Oh, lui li va a pizzicare. Hai fatto un corone, Valeria, che è ciclopico. Però proprio. Non pizzica questo, perché lui l'uno non lo considera uno. Nella sua attitudine, per lui l'uno è una I. È una I. E anche in questo caso io devo seguire il filo conduttore, che non è mio, è quello che mi fa vedere la busta. Che alcune popolazioni... tipo quella di Zodiac, l'uno lo interpreta I e non uno. Ho capito. Vogliamo mandare l'altra domanda, le altre domande, Alessandro? Frasche. Della è stato lasciato intero apposta per far ritrovare la rivista, suggerisce Frasche. Sì, questo... Allora, il mostro di Firenze era una persona... una mente fine, una persona organizzata, una intelligenza, secondo me, sopra la norma, una persona preparata. Per cui sapeva che senza un blocco unico quella rivista probabilmente non sarebbe stata trovata. Io vi invito, adesso che avete tutti gli elementi a disposizione, a rifare il lavoro che ho fatto e quant'altro. Che è quello che ha permesso di identificarla, perché non c'erano riferimenti, se no da lettere, da ritagli così piccoli non sarebbe così mai potuto. No, perché io con quel della, con quel pezzo di carta così grosso, io le riviste le sfogliavo così. Appena vedevo un della, guardavo dietro se c'era il retro. E invece vai a pizzicare la parola acque. No, è vero. Capisce? È una bella differenza. Per quello ti dico che, siccome lui era scaltro, lui voleva che questa rivista venisse trovata, perché certo. Lui voleva che questi elementi venissero a galla. Certo. Quindi, allora, per rispondere alla domanda, secondo me quel blocco non è a caso. Sì, è coerente come suggerimento questo, effettivamente. Sì, certo, assolutamente. Allora, Librefango dice: l'acqua in ambito esoterico, di cui non mi occupo, ha una valenza importantissima, umido, trasformazione, iniziazione primordiale. Sì, è vero, questo è verissimo, anche in ambito esoterico c'è una forte... Non si sa perché Zodiac avesse l'ossessione per l'elemento acqua, questo non si sa, però c'era. Sì. Certo. Io me lo sono chiesto tantissime volte come mai Zodiac aveva quell'ossessione. E ti dà qualche risposta o preferisci non sbilanciarti sulla questione acqua? Preferisco non sbilanciarmi. Ok. Stefan Mann dice: ma allora, per comporre questa busta ci avrà messo tanto tempo, perché?
Io ho rifatto tutto il suo lavoretto, eh? E tenete presente, ripeto, scusa? Hai detto che hai quantificato più o meno quanto tempo? Un'ora e mezza, solo il lavoretto, quindi di intercettazione, ritaglio e incollaggio. Poi ci va messa anche la lettura, perché ragazzi, ora siete d'accordo con me sul fatto che lui questa rivista se l'è dovuta leggere. Ovvio, 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 ovvio. E quindi nel tema, È allora, giusto il funzionamento del questa rivista è datata contenitore. 1984, ok? Lui per me l'ha acquistata in quella settimana, ossia nella settimana che era in edicola dal 12, 11, 13 di dicembre fino al 20 di dicembre, perché il 21 è stata ritirata dalle edicole, okay? E Ok. questo è un altro dato di fatto. E nel frattempo ha predisposto il suo progetto. Il suo progetto era quello di colpire un'ultima volta e di mandare questa letterina per chiudere il ciclo in bellezza. Ma nel frattempo lui cosa ha fatto? Dall'acquisto della rivista alla predisposizione della busta fino al settembre 85 è andato a caccia. Perché lui doveva trovare una coppia diversa dalle altre, perché era a rischio. Quindi Quindi lui è tutto il tempo, preparato, ha avuto. ecco, per preparare, diciamo, l'involucro, cioè la busta, e poi ha preparato naturalmente il contenuto, omicidio avvenuto, e si è preoccupato solamente di non sporcare il tutto, di farlo in maniera sterile e di portare la busta in Eh sì, ultima istanza. Perfetto. sì, eh sì. Dottor 1949, barra 4 Sieve, nel Vingone, ah ok, nel 1 74. Vingone, ah ok, Ah. scusate, ho scritto male, nel 74 Sieve, nell'81 Vingone, 81 Torrente Marino, 82 Torrente Virginia, 83 Greve, 84 Sieve, 85 Greve, nel 68 altro nome di Vingone anonimo, il riferimento all'acqua, Tant'è sai. che nell'84 uscì un articolo su La Stampa e Nazione, non mi ricordo, un articolo che diceva il mosso di Firenze ha una particolare attenzione per l'acqua perché colpisce sempre in posti. È vero che le campagne toscane sono colme di fiumi e quant'altro, ma uscì un articolo in cui un giornalista fece caso a questa cosa e che scrisse. Io l'ho mostrato questo articolo, ma è un articolo ormai risaputo, rinomato, che il mosso di Firenze, a suo avviso, aveva una particolare predilezione per l'acqua. Questo nell'84, dopo il delitto di Vicchio. Allora, Valeria, Shining non ha, evidentemente aveva paura di sfiorare con lo spazio e ha usato la L piccola. Questo non è No, vero da perché? quello che hai spiegato tu, perché sotto ha usato la E diversa su Firenze, quella centrale, quindi non No, ma aveva. guarda, allora ci stava un'altra L, una L come le sue già ritagliate, ci stava benissimo. No, più che altro ogni lettera ha un senso, quindi. Ripeto, gli schemi sono due. Da una parte il retro, dall'altra le parole che lui ha pizzicato. Cioè la parola Salerno per me non è un caso e non ha a che fare con il personaggio pubblico di quegli anni in Italia. La Sì. parola morire, se lui per la parola procura ritaglia le due R della parola morire, lui ha scelto la parola morire perché gli piaceva la parola morire, perché la parola morire è una parola forte di impatto, ma non perché su quell'articolo si parlava della bambina che dice fatemi morire in casa. Non ha a che fare col servizio. Lui utilizza quella parola perché gli piace la parola morire. Anche lui Quindi gli comunque schemi può sono. fare riferimento alla vicenda del mostro, perché c'è, giusto per dovere di cronaca, il riferimento al famoso medico svizzero che avrebbe avuto questa bambina. Questa è la leggenda, naturalmente, quello che si evince dalle testimonianze, appunto, dell'Otti e della Ghiribelli soprattutto, diciamo.
che avrebbe avuto questa bambina che poi è morta e il medico Ma vedi, svizzero. vedi Dario, sì, lo so questo fatto, però vedi co a quante cose ti ricolleghi dal momento in cui si pensa che il mostro si sia ispirato ai servizi. Sì, Cioè, non ne trai una linea, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, mi viene anche da qualsiasi. pensare che la testimonianza della Ghiribelli è avvenuta comunque dopo, naturalmente, la consegna della lettera, quindi qualcuno che Ma può vedi, aver è per letto. questo che secondo me lui finalizza la busta in questo modo, per non lasciare dubbi. Sì, Lui però quella parte finale di dubbi non te ne lascia. capisci che se il riferimento della testimonianza alle Ghiribelli è venuto fuori perché qualcuno ha analizzato la lettera ritrovandoci un elemento come quello della bambina morta, per no, dare senso come dire, a dei sospetti su un certo ambiente, seguimi, questo fa pensare. Ma no, ma perché? Ma abbiamo 51 ritagli, Dario, non bastano due ritagli Qualcuno, mi riferisco al fatto che se all'epoca qualcuno analizzò la busta dopo che arrivò e tra le varie analisi che avranno fatto riscontrarono per dire questo elemento della bambina come possibile Ma come riferimento. potevano riscontrarlo se non avevano la rivista? Questo è anche vero, sì, questo è anche vero. E Però noi siamo sicuri, ti assicuro che la rivista non la trovarono. Siamo sicuri che chi indagava la rivista non l'ha mai trovata? Te lo assicuro al 100%, te lo sottoscrivo. Io Ci ho questa è una parlato formazione io, ci ho parlato io. con tutti gli inquirenti dell'epoca? Ci ho parlato io, mi devi credere, Dario, lo sai. Se ti Ma no, dico di mi devi te, di fiducia credere, è così. loro. Qui io lo dico chiaramente, qui è questione di fiducia in loro. Perché io, No, come ti ho già detto Dario. precedentemente, di crittografi nei nostri Dario, non servizi, la trovarono, figurati, non la trovarono. ce ne sono e ce n'erano tantissimi, che non sia uscita mai questa cosa e che nessuno l'abbia mai analizzata al di fuori degli inquirenti, questo è poco ma sicuro. Ma che a livello degli inquirenti, a livello di servizi, non ci siano arrivati, io la vedo un po' dura. Visto che nel 69 i riferimenti a Zodiac li trovarono dopo un anno, dai primi omicidi. Dai, io non so cosa Quindi, dirti, se la pensi così, per carità, però. mi ricollego a questo per la questione della bambina. Comunque. Mi sembra un po', scusami, no, non per contraddirti, ci mancherebbe, è un po' macchinosa, un po', cioè, forse l'hanno trovata, forse, cioè, No, analizziamo i fatti di mi sembra questa. probabile che il Cioè, servizio segreto focalizziamoci sugli elementi di emersi da questa voglio dire. busta. Quelli certi. Focalizziamoci sulle certezze, perché se noi iniziamo a pensare, ma forse l'hanno trovata, ma No, ecco, siccome una forse si certezza sta secondo me non è. ispirando, allora Non può. può dire che è una certezza che non l'abbiano trovata all'epoca, perché Ti sto dicendo di sì, non è. ti sto dicendo che ho fonti, cioè, che ci ho parlato, come te. Non mi fare parlare, Dario, dai, Vabbè, sta a fidarsi di chi ti ha dato l'informazione, cioè siamo Certo, sempre lì, se no non ti direi, è certa la cosa, non te lo sta a direi, fidarsi se di chi ti ha no. dato Direi, l'informazione. guarda, no, fidati, lei sì. Più che orologio, può indicare il tempo, dice Annalisa. Più che l'orologio può Può indicare il indicare, tempo. cioè l'orologio, più che l'orologio in sé, può indicare il tempo, vuole dire Annalisa. L'utilizzo del simbolo dell'orologio può indicare il tempo in generale o per forza, secondo te, è l'elemento orologio fisico, proprio l'orologio in sé che è importante? Non so, non credo si sia mai saputo o sviscerato il motivo della scelta di quel simbolo e di quello. Qualcuno ipotizza che essendo Zodiac un militare, quell'orologio era un orologio famoso militare, per cui. È probabile che sia l'orologio in sé, quindi. Beh, marchio e nome. Certo.
Direi di sì. Esatto, Libratura. Yeah, identico, ragazzi, identico a un timbro californiano identico, usato da Zodiac. identico. Quel CA è Sì. identico al CA di California di un timbro di una lettera di Zodiac, identico. Cioè in California usavano lo stesso font per Certo. timbrare le lettere e classificarle appunto California. È vero, è proprio così. Miyagi, una tale selezione prevede uno studio di una preparazione della busta molto in anticipo rispetto al delitto, sì, come ha detto Infatti Valeria. quello che dicevo, lui ha avuto diverso tempo, si è studiato bene la rivista, si è letta con calma, si è fatto i suoi ritagli, il suo schema. Non è una cosa che fa in 5 minuti, cioè un'ora e mezza ritagli, incolli, ma giustamente come dice Miyagi Firenze, ti devi preparare, devi leggere, devi impostare uno schema, ma poi un'altra cosa, ragazzi, ma voi sapete come io ho potuto ricavare tutti i retro? Solo ed esclusivamente in controluce, eh? Cioè, non pensate che questo lavoretto si possa fare di notte. Io l'ho provato a fare in biblioteca quando cala il sole e diventa buio con una forte lampada. Non è la stessa cosa, non è lo stesso risultato. Questo lavoro puoi fare in controluce, cioè di giorno. Oh. Sì, Questa è una cosa interessante, perché potrebbe magari fare certo. un'indicazione sull'ambiente in cui è stato Sì. appunto. Solo, io ho potuto farlo solo attraverso un vetro, scusami, attraverso appoggiato a un vetro. A un vetro con la luce naturale. Provate anche voi e noterete la stessa identica cosa. In controluce si vede perfettamente il vetro, con una fonte di luce sotto non è Niente. la stessa cosa, è un casino. Andrei Ciba dice, visto l'età avanzata di JV, meglio farle prima possibile queste indagini prima che sia troppo tardi. Infatti credo che le abbiano fatte e si stiano È già concludendo. tardi. Io purtroppo, come No, premesso, non no, no. sull'indagine, Liberfatto. sull'inchiesta non parlo. Il messaggio dietro giustificherebbe il tempo perso e le oltre 100 pagine prese in esame. Eh sì, ripeto, lui il mostro ha dedicato tempo e passione, se l'è goduto questo lavoretto, perché questo faceva parte del suo progetto omicidiario, era parte integrante, tant'è che poi ci allegò quello che sappiamo, quindi faceva parte del progetto, non poteva essere una cosa lasciata al caso, doveva essere perfetta, lo è perfetta, eh? Lo è, in un certo Va quasi. Io non ho potuto, ovviamente, perché non sono in grado di carpire, per esempio, quel 5, quello 0, io ancora mi chiedo perché. Io non ho una risposta, non posso avere risposte ovviamente a tutto. tutto, beh, chiaro, sì. Però lui il perché ce l'avrà avuto, quindi in ogni decisione che ha impostato c'erano delle belle considerazioni, c'era del tempo, dedizione, ripeto, passione, concentrazione, parte integrante di un progetto. Ok. Roberto dice, l'acqua poteva rappresentare la sua via di fuga sui posti dei delitti, chiede. È una domanda che comunque fa pensare, no? Lago in No, ma America, non per però quello. Io mi sono chiesta ancora prima di analizzare la vicenda Zodiac, me lo sono sempre chiesto se il mostro in qualche modo utilizzasse delle vie di fuga non percorribili in auto, quindi senza rischiare un posto di blocco, ma attraversasse i fiumi e quindi posti non percorribili da auto, per meglio, come dire, raggiungere o la tana o l'auto parcheggiata da altrove, ecco, io me lo sono sempre chiesto, però No, non io non so. so in America, però i fiumi o i torrenti a cui si fa riferimento, ha fatto riferimento prima legati al mostro di Firenze, non so se fossero tutti percorribili, specie nelle stagioni in cui sono avvenuti gli omicidi con un mezzo. Alcuni sì, alcuni sì. Alcuni sì. Altri no, sicuramente, soprattutto nelle stagioni della pioggia, ottobre, così, settembre. Ma settembre, beh, però. Doctor. Anche l'avessero trovata e non divulgato,
quello che c'è dietro le lettere è sconcertante, concordo, specialmente sui tedeschi. Ecco, questo è, ti devo dire, la cosa che mi ha colpito di più di tutte, non, cioè, a sé, ecco, tutte le cose che dici sono collegate, no? L'acqua, il paradiso, mi colpiscono tantissimo, però questa cosa qua mi ha proprio colpito veramente, veramente Beh, molto. però Dario non è a sé. Lui la mette sempre nell'ultima parola, quella che finalizza, come Sì. dire, Sì, sono Zodiac, sono io quello che uccido. Quello che ha sì. ucciso sono io. Non Sì. sono a No, mezzo nel senso caso. che non è collegato all'acqua, al paradiso, agli elementi portanti, però è un elemento Non è collegato. vero, non è vero, non è vero, perché lui, la pagina sul cui letto ci sono quei due tedeschi appetitosi, la trae da una pagina su cui trova la F, la I, la R, la N, che guarda caso Ah, hanno a che fare con l'acqua. giusto, è vero, l'hai fatto notare prima, giusto. Marianna, buonasera a tutti, vorrei chiedere, buonasera Marianna, se è sicuro che la persona che ha composto la busta avesse a disposizione tutta la rivista? Perché altrimenti di cosa avrebbe dovuto disporre? Non ho capito. Magari di pagine di una rivista non completa. No, io non credo, io credo che lui abbia proprio scelto quella rivista. Cioè lui è andato in edicola in quella settimana perché voleva la rivista che era in quella settimana. L'abbia comprata con un paio di guanti. Non abbia utilizzato né copertina né ultima pagina perché si sarebbero rilevate delle impronte digitali non sue ma dell'edicolante, probabilmente quindi si sarebbe potuto risalire all'edicola. Allora la rivista ce l'aveva intera. Perché se l'è studiata? È un Perché bel se l'è. dubbio, è quello che ha messo la nostra ascoltatrice, però effettivamente credo che sia probabile che ce l'avesse tutta. No, perché vabbè, allora sarebbe stato troppo fortunato avere a disposizione quelle pagine, proprio quelle pagine. È un Appunto, po' troppo difficoltosa questa appunto. cosa. Non lo giampi, tranquilli, le indagini le hanno solo abbozzate e già archiviate. Non c'è speranza sin dall'inizio, vista la valenza del personaggio. Ora Micone rischia pure una querela. Quindi Nono Giampi invece intravede, come dire, ne nella pista non solo di Zodiac, ma anche di JB, un, come dire, un depistaggio a questo punto, perché se Amicone scopre la verità e viene denunciato, vuol dire che qualcuno sta coprendo qualcosa, questo suppone Nono Giampi, credo, no? Quindi forte questa affermazione. Antonio Cappelletti. C'è 50, è la zona dove Zodiac ha commesso il primo omicidio coppiette. Eh già, Ah, sì, eh sì. questo è anche un altro dato interessante. Riverside. Questo è anche un altro dato interessante che va a unirsi al quadro. C'è 50 District California, se lo digiti su Google. Eh sì. Infatti, se tu guardi, riesci a mettere l'immagine della busta? Se Sì. no No, la metto io, eh. la metto. Solo un secondo. Eccoci qua. Che Voilà. quel CA che fa parte della parola repubblica è buttato lì, cioè lui quel CA non lo vuole a sé, lo mette lì a capo in quel modo, con quel carattere diverso, perché lui vuol dirci qualcosa con quel CA, se no lo metteva nello stesso carattere che ha utilizzato prima. Ma infatti ciò che mi aveva avvicinato un po' dei primi rilievi, non rilievi come il tuo, ma considerazione che avevo letto su qualche forum riguardo la lettera, era stata proprio la cosa del California, perché effettivamente ci vedevo un codice fiscale, scusami, un codice di avviamento postale o qualcosa relativo alla California, no? Guarda, io Sembra ho ricevuto tantissime email. La Poi Repubblica. stragrande maggioranza delle persone che nulla sa di Zodiac o poche cose, tutti mi hanno detto: ma quel CA non è che sta per California? Vedi, a saperne niente, ecco. E anche Republic, è vero che non c'è la C, però c'è, manca la B e viene tagliata a capo la C, quindi effettivamente Republic California ti viene in mente come riferimento, Ce ne sì. sono troppi, ce ne sono troppi di riferimenti, di coincidenze. Cioè io capisco quando la coincidenza è una, due, tre,
Ma io ho perso il conto. E ti dirò di più, non è finita qua, perché io sto facendo uno studio scientifico specifico e voglio proprio vedere cosa risulterà. Tanto comunque ve lo mostrerò, perché qui, perché... Ottimo, ottimo, ottimo. Dottor Amicone ha fornito l'avvocatessa a JB. Ah, questo non lo so, non so che avvocati abbia chi, francamente, dottor, ma comunque. No, è interessante questa. Sì, sono rimasto un attimo, però non, francamente non so chi sia l'avvocato di chi. Giuseppe, un numero di coincidenze superiori a 2 fa uno schema. Sì, è vero, è vero. Infatti non le chiamerei più coincidenze. Le No. mie obiezioni, spero siano chiare, riguardano l'operante finale, cioè chi è, secondo me, che ha ideato questa operazione. Sul fatto degli elementi ritrovati, effettivamente cosa si può dire? Serena Vecchia. Riguardo i riferimenti di Zodiac sull'acqua, nelle sue lettere fa riferimento anche al fuoco e Firenze contiene la parola in inglese, fire, sì. Forse per questo la scrive con lettere di diversa dimensione. Allora, il fatto che Zoya faccia riferimento anche al fuoco è vero, ma l'elemento acqua è una costante, c'è differenza. Oltre al fatto che lui uccide sempre in luoghi che non vicino all'acqua, cioè in luoghi dove c'è l'acqua proprio, o in strade che hanno a che fare con l'acqua, o i cui nomi hanno a che fare con l'acqua. C'è sempre l'acqua di mezzo, insomma, in un C'è modo o sempre, il nell'altro. tassista non è ucciso in un lago o a fianco a un lago. Washington Street, però, wash ha a che fare con la parola lavare, che guarda caso è una parola che anche in questo senso Zodiac prediceva. Volevo fare Quindi. una precisazione, no? Adesso non parliamo della vicenda Micone in sé, nello specifico con Valeria, però Sì, mi è stata posso. fatta Ora una. che è oscuro la camera, ma ti sento, eh. Sì, mi è stata fatta un'osservazione sulla questione del DNA. Il DNA del sospettato di cui parliamo, di JB, sarebbe stato confrontato con il DNA ritrovato sul luogo dell'omicidio Vanni e pare anche con il DNA ritrovato legato, diciamo, ad alcuni omicidi del mostro di Firenze. Non risulterebbe compatibile. Mi è stato fatto notare che, diciamo per onestà lo dico, che non combacerebbe perché diciamo il responsabile, quindi l'assassino, sarebbe stato a conoscenza già dell'imminenza del rilievo del DNA nell'85 e poi a maggior ragione nel 97, dove c'era già, diciamo, l'utilizzo a livello processuale del rilievo del DNA, e quindi avrebbe lasciato un DNA differente nel 97. Non l'avrebbe lasciato nell'85, un DNA differente nel 97. Tu a riguardo cosa pensi, Valeria? Cosa pensi? Lì, cioè, diciamo che si taglia un po' la testa al toro, il DNA dagli esami non combacerebbe, però c'è questo suggerimento che mi è stato dato. Guarda che in realtà potrebbe essere che appunto nell'85 non lasciò proprio niente, nel 97 potrebbe aver lasciato un DNA diverso dal suo, appositamente, perché sarebbe l'unica spiegazione, se no come ti spieghi che la persona attenzionata, chiamiamola così, abbia un DNA diverso dai DNA rilevati sui luoghi di questi omicidi, di cui sarebbe stato responsabile. Guarda, io ti posso rispondere con una domanda, che se quell'omicidio l'ha effettuato un serial killer dalle caratteristiche del mostro di Firenze e di Zodiac, dubito che sia stato così scaltro da lasciare il suo DNA, ma lo dubito fortemente.
Questa è la mia risposta. Troppo telemotion. E se il mostro si fosse divertito a costruire questa lettera per imitare Zodiac? Sì, l'abbiamo già detto. Molti iniziano a dire, almeno iniziano a dire che comunque si inizia a porre l'attenzione su questa cosa. Può essere, io non lo metto in dubbio, resta il fatto che nel momento in cui sui giornali esce la notizia che un giornalista denuncia un soggetto in particolare, chiaramente l'attenzione poi ricade su questo soggetto, si cercano sul web determinati elementi e viene fuori l'ennesima coincidenza, che ripeto non è un'accusa, però rientra nel calderone delle coincidenze. Ok, si chiama avvocato Elena Benucci, l'avvocato di JB. No, poi scusami, oltre al fatto che nell'85 non era come adesso, cioè, imitare un serial killer che aveva peraltro operato tra gli anni 60 e gli anni 70, dovevi conoscere di questo soggetto, non c'era internet, non c'erano libri che ne parlavano. Quindi qualcuno mi spieghi come tecnicamente poteva imitarlo in tutti questi particolari specifici, attenzione. Se sei parte degli apparati che sono naturalmente, come tutti sanno, collegati agli apparati NATO e statunitensi di quegli anni, inizia a indagare l'anno prima, anzi inizia a indagare proprio nell'84, nell'85 esce sta lettera. Tu dici che la lettera, che la rivista è stata comprata nell'84, c'è la curiosa coincidenza che i servizi iniziano a indagare proprio quell'anno. Quindi... ma perché in quella settimana? Perché in quella settimana viene comprata la rivista? Cioè... No, io dico, i servizi iniziano a indagare nell'84, almeno ufficialmente, se non prima. Nell'84 viene comprata quella rivista, nell'85 arriva questa lettera, e guarda caso questa lettera fa dei riferimenti a Zodiac. Ecco chi avrebbe potuto imitare Zodiac. Era questo il mio rilievo che volevo muovere prima. Serena Vecchia, la tessera 5 della pagina utilizzata dal mostro, compare nella copertina dello strano libro Coniglio il martedì, citato dalla Carlizzi. Vero. Interessante rilievo che muove Serena. Antonio Russo, nessuno copia Zodiac, l'assassino è troppo concentrato sul suo grande progetto, dice Antonio. Ragazzi, se il mostro di Firenze ha colpito i due ragazzi francesi, quella busta è opera sua anche. Io devo ragionare così. A meno che non mi si dimostri una versione diversa. Io devo ragionare su questo fatto, che c'è un serial killer che ha ucciso coppiette, che nell'85 colpisce una coppia di francesi e spedisce quella busta. Eh sì, ma torniamo al discorso di prima. Se io appunto inizio a indagare nell'84 e conosco il modus operandi di un killer spaventoso negli Stati Uniti, per ovvi motivi, posso inscenarne una responsabilità per sviare dal vero responsabile. Mi spiego. Infatti è la prima e unica lettera riconducibile effettivamente al mostro o a qualcuno che ha avuto a che fare con i reperti. Andrea Sudati. Ciao Valeria. La I maiuscola, dopo il 50 in inglese, è la prima persona singolare, cioè I. Praticamente io, 50 anni. Questo me l'hanno fatto notare, sì. Ah, questo io non ci ho mai detto. Caso vuole, ancora una volta, il caso vuole che siamo sempre lì, che nell'85 il sospetto ha 50 anni, questo siamo, sì. Ok, no, è curioso perché poi JB rientra anche nel processo, quindi era conosciuto anche i servizi, diciamo, se non collaborava. Attenzione, tutti questi elementi non sono prove, a mio parere sono forti indizi, ma non su una persona in particolare, ma su un serial killer, ossia Zodiac. Quindi io non sto muovendo accuse verso persone. Io semplicemente emergere elementi che portano a Zodiac inequivocabilmente. Io su questo non ho dubbi. Io su questo concordo. Come mai allora negli USA non ha mai utilizzato ritagli di giornale per mandare lettere? No, li ha utilizzati come? E come se li ha utilizzati? Chi li avesse utilizzati, Rabbit.
devo dire la verità. Li ho utilizzati con chiari riferimenti anche lì. Scheletro, non ho ritagliato, ricordo male, una lettera riconducibile con uno scheletro, no? A Zodiac. Quella dove c'è scritto, forse Peekaboo. No, quella è la Halloween card. No, è un'altra lettera che se volete più in là possiamo, ecco, una cosa che mi piacerebbe fare è analizzare le lettere di Zodiac. Sono tante, sono interessanti, io chiaramente le ho tutte, le ho analizzate tutte ovviamente, sono in inglese però possiamo fare una traduzione simultanea al momento. Sono molto interessanti perché è da quello che si capisce chi è Zodiac, cosa è Zodiac, soprattutto che Certo. cos'è Zodiac. Allora, dottor, Google, la versione cosa pensa delle date dei fumetti del Farini? Gliela chiedo. È quello di tre quarti d'ora di vicende erotiche trovato da Coqui. 18 dicembre 73, 1 gennaio 84, agente del 20 dicembre. Allora, che il Mostro di Firenze si ispirasse a... Intanto era un attento lettore, io su questo non ho dubbi, sia dei quotidiani ma probabilmente anche dei fumetti e quant'altro, come Zodiac peraltro. Che dire, io purtroppo mi devo basare sui dati certi, almeno per quanto riguarda questa busta. Questa busta è una cosa certa e su questo non c'è dubbio. La telefonata del Farini è certa del mostro? Io questo non lo so, francamente, personalmente non ho certezza. Come non ho certezza che le vicende erotiche abbia potuto passare per le mani del mostro, questo non lo so, quindi non. Però che lui si ispirasse, che il mostro potesse ispirarsi, sì, era un attento lettore, questo è poco ma sicuro. E anche probabilmente attento anche alla cinematografia. C'è questa un'altra compatibilità comunque tra i due casi, sia il mostro di Firenze che Zodiac Eh sì, sono... Ok, perfetto. Serena, il soggetto attenzionato all'amicone si interessava alla cachi mafia, vero? Ed il simbolo di Zodiac riporta alla croce celtica usata in ambienti fascisti chiamati neri, ed il Vanni parlava di un nero. Sì, queste erano considerazioni veramente interessanti. Valeria, cosa ne pensi al riguardo? non so. Sicuramente non saprei, ripeto, io ho il mio pensiero che rimane mio perché sono mie valutazioni, mi baso su questa busta in partenza, poi ci sono da valutare anche un sacco di cose, vedremo come si sviluppa. Su cui soffermarsi, ma diciamo che l'impianto è questo. È dal momento in cui io rilevo che questa busta ha una firma, perché questa busta ha una firma, io traggo le mie conclusioni. Allora, Varde, mi convince la modalità dei delitti è anglosassone, ma perché fermarsi a colpire in una zona così poco ampia, ossia Scandicci, San Casciano, eccetera? In che senso così poco ampia? Si tratta anche di 70 km da una scena del crimine all'altra. Sì, no, lui credo si riferisca al fatto, è vero che gli Stati Uniti sono immensamente più grandi, ma il fatto appunto che Zodiac si muoveva probabilmente in una zona più ampia, no? Nel effettuare i suoi Sì, omicidi. Zodiac si muoveva sì, diciamo in luoghi più ampi, probabilmente per motivi lavorativi. Ecco, quindi anche in questo caso potrebbe essere che per motivi lavorativi la persona sospettata agisse lì semplicemente perché abitava e Vabbè, di lavorava lì. sicuro era una persona del luogo, di quei luoghi lì. Quei luoghi erano più piccoli rispetto alle aree americane. Certo, ha senso. Dottor, Amicone parla di intercettazione, mai di registrazione, ma Valeria non risponde su Amicone. Comunque sì, Dario, Amicone... scusami, come fanno a intercettare se tu prima non fai denuncia? Certo. Lui l'ha spiegato il perché, però, eh? Se Ok, tu ti ricordi la sua intervista, l'ha io denuncio, spiegato. poi passa
parte una... non c'entra la denuncia. La denuncia è arrivata dopo. Lui lo spiega comunque. Riguardati la trasmissione in cui interviene lui, credo sulla The Florence International. Lui lo spiega questa cosa. Ma in breve che ha detto Valeria? Perché io me lo sono perso. Quindi, cioè... Che lui presuppone che quella telefonata sia stata intercettata. Ah sì, no, sì è vero, lui me lo ricordo, adesso che me l'ha rammentato Valeria. Sì, vabbè, comunque non facciamo parlare di Valeria di questo, parliamo noi di questo eventualmente, e secondo me è una cosa poco plausibile, ma questo è quello, è il mio pensiero. Insomma. Infatti lui dice presuppone, non ne ha la certezza. Sì, no, certo. Ma, ok... Sto ritornando. Come faceva a saperlo di essere intercettato? Perché poi l'intercettazione è a discrezione dell'inquirente, la può buttare, la può tenere, cioè sì. Se tu invece fai la denuncia ti metti il telefono sotto controllo e addirittura magari fai anche quello che farebbe chiunque mentre parla con un testimone, cioè registri. È una cosa un po' particolare, ripeto Alessandro, io purtroppo sull'inchiesta io ho fatto un lavoro che mi ha portato, che mi ha impiegato del tempo, molto tempo, che nessuno, e dico nessuno, potrà mai immaginare. Io ho fatto una ricerca, non sta a me entrare nel merito di un'inchiesta, non sta a me entrare nel merito di un'indagine. Per l'inchiesta è giusto che ne parli Francesco, perché l'inchiesta è sua, sull'indagine ne deve, dell'indagine fa capo la procura. Vedremo. Quello è indubbiamente il punto dolente, no? L'anello debole. Io sì, non è l'anello del tuo lavoro, perché se si scopre che il sospettato è innocente, che c'è stata calunnia, poi magari si scopre. No, diffamazione, non calunnia. È diffamazione, sì. Diffamazione. C'è una bella differenza. Sì, è vero. E se si scopre questo, cosa vorrebbe dire a questo punto? Se scopre questo, cosa? Che il sospettato non è responsabile di quello che di cui è accusato, quindi. Ma dai, scusami, sull'articolo del giornale l'altro giorno, credo che la vicenda sia chiusa. Le indagini su. No. Sul Giuseppe. Il percorso non è chiuso, nel senso che ci sarà. Credo un giudizio, no? Quindi è ancora tutto aperto, Valeria, da una parte e dall'altra. Voi sapete come funziona l'iter, no? C'è un iter che sì, sono passati 4 anni. È curioso che io ho chiamato i carabinieri che hanno ricevuto la denuncia 2 giorni dopo, per chiedere informazioni, 2 giorni dopo esce fuori sta roba, come se fosse stata nel cassetto, io sognando ogni tanto mi... No, il fatto che sia uscito un articolo non vuol dire che... Mi capita che di sognare... Che il fatto è successo quando è uscito l'articolo, eh? Ma loro avranno sicuramente, gli inquirenti, comparato il DNA di uno... dell'attenzionato ai reperti. No, Dario, non l'avevano comparati. Anche sul, l'hai detto prima, sul delitto Vanni. Quindi c'è stato il match negativo. Adesso la palla passa dall'altra parte, credo. Non è proprio così, però ripeto, io sull'indagine non posso esprimermi. Dobbiamo praticamente aspettare un'altra decina, 5-6 anni prima che finisce tutto. Eh beh, io ne avete aspettati 2 per le pagine scelte dal mostro, dovete avere un po' di pazienza. Ma tu hai portato qualcosa, hai capito? Perché effettivamente il tuo lavoro ha portato delle
Però ci ho messo del tempo, ragazzi, ci ho messo 2 anni. Io Valeria personalmente l'ho vista la querela, la denuncia, la prima denuncia. A me sembra scarna. Cioè, se c'è solo quella... No, non è così. Sembra debole. Non è così, credimi. Dai, andiamo avanti con qualche altra domanda. Di solito un giornalista le registra le proprie conversazioni con un suo sospettato. Sì, questo io lo penso così. L'abbiamo già detto. E anche questa cosa va trattata con Francesco, non certo. Con me. Se vorrà, nel senso che se non si esprime avrà i suoi motivi per non esprimersi. Comunque lui ha già chiarito questa cosa, ne ha già parlato. Lui, ripeto, in un'intervista alla The Foreign Citizen spiega il tutto. Dottor, premesso che la prescrizione per diffamazione a mezzo stampa è di 3 mesi, vuol dire che gli inquirenti hanno indagato dal 18 al 22. Ora, se c'è querela in tribunale, vedremo. Prossima domanda? Next one. È possibile che magari qualche aristocratico fiorentino o senese abbia cambiato la casa con un aristocratico inglese? Non so. Principalmente sono finite le domande, quindi perché stanno tutte sulla vicenda in corso. Non parlano più di Zodiac, si sono spostati di... Vediamo. Sui timbri volevo chiederti, Valeria, ecco, ti chiedevo anche prima, ma poi è emerso qualcosa, c'è qualcosa di interessante sui timbri, quello sulla parola Monica e quello sulla parola Silvia? Allora, il fatto che ci siano 2 timbri non è trascendentale, nel senso che io ho recuperato da vari mercatini corrispondenza degli anni 80 e anche il fatto di trovare 2 timbri è una cosa, non dico consueta, però capitava e capita ancora a onor del vero. In udienza i vari periti piuttosto che marescialli sono stati sentiti e hanno descritto l'iter di questa lettera. Sono stati interrogati gli addetti all'ufficio postale, il direttore e quant'altro, per cui allo stato diciamo pratico questa busta è stata timbrata nell'ufficio postale di San Piero a Sieve e poi il 9 e il 10 consegnata in procura. Questo è quello che è emerso. Poi, se vuoi che io ti dica la mia impressione, io l'ho già anche espressa. Io ho consultato degli addetti, dei direttori di uffici postali e mi hanno detto che è strano che questa busta comunque abbia seguito un iter come una lettera normale, perché una lettera di questo tenore, con un contenuto diciamo anomalo, ma soprattutto anonima e fatta da dettagli di giornale, e quindi comunque una lettera strana, diretta alla cultura, non doveva e non poteva seguire l'iter normale, perché anche nel solo piccolo dubbio che potesse essere qualcosa di minaccioso o di o legato alla vicenda o a vicende diciamo strane tra virgolette, si doveva evitare il più possibile che venisse maneggiata da chi la ritirava dalla posta, da quello del furgone, da chi la consegnava, e quindi teoricamente il direttore o l'addetto doveva avvisare il direttore a sua volta le forze dell'ordine, che avrebbero prelevato con cautela questa busta e l'avrebbero eventualmente consegnata loro o aperta e analizzata, ecco. Certo. Quindi il fatto che abbia seguito un iter normale io lo trovo strano, devo dire la verità. Però questo lo affronteremo in una puntata prossimamente. Può anche essere stata una mancanza dell'ufficio postale, per carità, errare è umano.
tante volte certe cose si c'erano proprio davanti agli occhi. Faremo una puntata proprio su questo argomento. Aspettiamo solo un paio di conferme. Allora, invece, sul francobollo, ecco, qua io ho letto qualcosa di qualche teoria sul francobollo, però nessuna mi ha convinto più di tanto. Tu hai identificato qualche cosa di relativo a Zodiac? Non, niente di particolare, c'è un Ma francobollo che arriva e era basta. un francobollo che all'epoca era Comunista. comunissimo, sì, Ecco, e anche il fascista. doppio timbro potrebbe voler dire che il primo non è venuto, poi neanche l'altro è venuto bene, e hanno tentato di timbrarlo una seconda volta per rendere più leggibile, giusto? Potrebbe, Potrebbe non ho la essere. certezza, però ripeto, i due timbri non sono una eccezione. Sì. Io ho qua diverse lettere, cartoline, piuttosto che capita spesso di trovare due timbri. Certo. Uno di annullo del francobollo e se viene male ne faccio un altro per sicurezza e Sicuro. soprattutto per far vedere bene la data. Secondo me è stato quello il motivo. Quello quello sul francobollo non vedi bene la data, l'altro invece sì. Ah, è giusto, sì, è vero. Sì, sul lato destro, no? Giusto? Ok. Io veramente tanti complimenti per questo lavoro che hai fatto perché Grazie. è veramente immane, è degno di tutto Io rispetto. vorrei però spendere 5 secondi per ringraziare intanto Daniele, Sì? perché Daniele mi ha dato modo di rispondere a domande che mi facevo da tempo e che mi avevano spinto già da 3 anni nella ricerca. E io le risposte le ho trovate grazie a lui, grazie alla sua collaborazione, alla sua intuizione, al suo interessamento, al suo interesse, alla sua curiosità verso questi ritagli, perché ci aveva visto giusto. Certo, Daniele chiaro. barra Francesco, ovviamente. Certo. Sì, ricordiamo appunto che i ritagli ti furono messi a disposizione da Paolo Cochi, poi Sì, tu assolutamente, assolutamente. Lui mi fornì il retro della parola della, grazie alla quale in meno di un mese ho trovato la rivista. Ecco, hai trovato la rivista, hai iniziato a effettuare le tue analisi, poi hai sentito Daniele che appunto era interessato al retro anche dei Tutto, a ritagli. tutto, a tutto, a tutto, perché lui nel suo primo messaggio mi scrisse che aveva cercato, credo, non lo so, forse attraverso Cochi, di avere l'intera rivista, probabilmente senza successo. E quindi, non so, io ho ipotizzato, non lo so, non gli ho mai chiesto, ma glielo chiederò adesso che mi viene in mente. Mi sono sempre chiesto se lui in quel primo messaggio avesse il timore che io dicessi no, io non ti do proprio niente, la rivista l'ho trovata io, non ti do nulla, non ti dico nulla. Invece da parte mia poi ha trovato piena disponibilità. Perché Certo. Vabbè, lì vedi, la non dico allarmata, mi ha insospettita, mi ha dato i giusti input e quando ho visto che lui, senza avere la rivista, mi indicava elementi che effettivamente riscontravo, allora lì ci siamo proprio aperti in un percorso comune. di collaborazione comune. Sì. Valeria, secondo te ha un qualche significato l'utilizzo di una B sola nella parola Repubblica? Questa è la domanda che ci si pone dall'85. Potrebbe avere due significati. Il primo che si lega a quel numero, a quella I anziché l'1, quindi da una persona di formazione anglosassone, americana, per cui l'1 lo intende I, Republic con la B, Certo. oppure uno staging. Tant'è che negli anni si sono emerse svariate ipotesi su quella B, che potesse essere l'iniziale del cognome, che potesse essere il nome del paese di origine o di provenienza, che potesse essere fatto apposta perché l'assassino voleva come dire, sviare le indagini e far presumere che fosse analfabeta. Ci sono tante ipotesi, quindi questo è un po' difficile. Sono più certa invece su quella I anziché l'uno. Ecco, quello secondo me non è staging, quello è un errore. Una consuetudine sua,
anglosassone che ha portato. Io inizialmente avevo pensato che si potesse trattare di un soggetto che scrivesse a macchina, perché le macchine negli anni 80, le macchine da scrivere, non, la maggior parte non contemplava il numero uno. Il numero uno era omesso, per cui quando tu dovevi redigere qualsiasi documento, anche in la stessa procura, tribunali, uffici postali, piuttosto che facevi una I maiuscola. Poi però nel tempo... erano poco evoluti negli anni 80, perché bastava mettere un 1 e risolvevano tutto, invece... Ma però nel tempo mi sono resa conto, facendo analisi e ricerche, che sebbene, perché i miei genitori usavano la macchina da scrivere, io ce l'avevo in casa anche da bambina, sì, da bambino, ho iniziato a prima a scrivere a macchina e poi a scrivere a penna. Ho realizzato però che sebbene una persona è abituata per professione a scrivere a macchina, quando va a scrivere a mano, l'uno lo fa uno. Quindi sì, di riflesso se va a ritagliare, ritaglia un uno, non una I. La rivista è piena di uno, piena. E quindi ho abbandonato la storia della macchina da scrivere e mi sono ricollegata all'ipotesi che si potesse trattare di una persona straniera. Certo. Senza contare che nell'82 succede quello che succede, cioè anche gli inquirenti a un certo punto guardano altrove, perché si rendono conto che omicidi di quel genere in Italia non c'erano mai stati, non era una cosa del bel paese, era fuori contesto. La Della Monica stessa interpella l'Interpol, perché ha l'intuizione che si possa trattare di qualcuno arrivato dall'estero. Sì, è vero. Qualcuno nei commenti l'altro giorno, Alessandro, ha scritto: chiediamoci il perché di questa busta a Silvia Della Monica. Ecco, giusto. Questo secondo me è il perché. Lei non faceva più parte delle indagini. E siccome, come detto prima, questa busta faceva parte di un progetto ben delineato, quindi l'ultima opera, la più ben fatta, la perfetta, lui la invia a chi se la meritava. Questa è la mia opinione, ovviamente mia opinione. Lui la invia a lei, perché forse in lei ha visto il degno avversario, quella che forse era arrivata, non dico all'assassino, ma a un contesto che non era quello italiano, ma era estero. E quindi dice: io la invio a te, anche se so che da 3 anni che non fai più parte delle indagini, perché tu sei stata brava. Io sono bravo. Per cui è con te che voglio continuare o finire questa partita a scacchi. Perché tu ci sei arrivata, per poco ci sei arrivata. Perché lei chiese di verificare se all'estero ci fossero stati omicidi seriali come quelli che avvenivano nelle campagne fiorentine, ma dal 70 in poi. Se avesse chiesto dal 60 in poi, lei sarebbe arrivata al fatto che in America c'era un assassino che colpiva coppiette con una calibro 22 e un coltello. Ci sarebbe arrivata. Per un paio d'anni non ci è arrivata. Sì. Poi da lì non sto dicendo che sarebbe arrivata a identificare il mostro di Firenze, però avrebbe fatto il collegamento. E sì, guarda sì, caso nell'82 che lei arrivò... Bollo, via, quello vuoi dire, insomma. Come? Che il responsabile se la sentiva col fiato sul collo in qualche maniera, perché era arrivata comunque vicino al... Guarda caso nell'82 entra in pista la pista sarda. Tutto in quel lasso di tempo. In quei pochi giorni, se non sbaglio, lei... Come ti spieghi che la pista sarda, il depistaggio della pista sarda a questo punto lo identifichi, perché se... O sbaglio? Beh, ragazzi, io ho parlato chiaro l'altra volta quando vi ho mostrato le perizie e il parere del perito che ho interpellato. Io continuo ancora a sentire che i bossoli analizzati dai vari periti sono tutti gli stessi, appartenenti tutti al mostro. Certo che i bossoli sono tutti gli stessi, repertati, quelli a nostra disposizione. La domanda è se nel 68 la perizia fu fatta sui veri bossoli, non su quelli che trovarono nell'82.
Ma certamente, ma questo cosa prevede? Prevede che qualcuno abbia usato una manina per fare qualche magheggio strano. Ma chi aveva interesse a proteggere Zodiac? L'assassino stesso. Aveva quindi accesso. Allora, se è vera il fatto del depistaggio, soltanto una persona può averlo compiuto, l'assassino. Perché infatti fa Valeria, se arrivare Zodiac l'attenzione. fosse un sistema, non deve essere per forza una persona No, che mette la no. manina coi Ma io boss. guarda su questo, allora io su questo sono d'accordo, devo dirtelo. Io non ho mai, diciamo, approfondito l'argomento, però io un'idea me la faccio Proprio che perché ogni dicevo tanto la prima. mia testa frulla, no? Certo, è Io ovvio. escludo categoricamente che un serial killer come il mostro di Firenze potesse operare in quelle piazzole in cui c'erano occhi indiscreti da solo. Io su questo non ci credo, ovvero colpiva, a mio avviso, da solo. Ma doveva avere la complicità di qualcuno che gli Oh, rendeva sano quello. l'ambiente. Perché non è anche solo dirlo che un serial killer di quella portata che non lascia una traccia, che non è mai stato acciuffato, dove va? In luoghi in cui è pieno di gente che spia. E Quindi deve avere questo qualcuno qui, che lo supporta. cioè, no, 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 Quindi però deve avere qualcuno io non so se lui avesse probabilmente complici di quale tipo. Io una cosa per me è una cosa è certa, che determinati guardoni non potevano non sapere. Cioè io non ci credo che Pacciani e compagni Mende non sapessero niente. Io non ci credo a questo. Io non credo che Pacciani sia colpevole perché ha commesso gli omicidi, ma che non sia Valeria, innocente, perché nel secondo me senso, sapeva e non ha detto nulla. il discorso sembra che sapessero tutti quasi, più che non sapere nessuno. Cioè che più vai a vedere, a leggere le testimonianze, si fermano tutti a parlare, no? Diciamo di questa vicenda dicendo non ne so niente, no, sono tutti lì che negano, ma in realtà tutti i protagonisti di questa vicenda sembra che ognuno abbia un piccolo pezzo di verità, no? Che sappia qualcosa della vicenda. Per me Quindi, Pacciani qualcosa Pacciani sapeva. in primis, eh? Pacciani in primis. Certo che anche secondo me sapeva, o sapeva parte, o comunque era a conoscenza di diversi elementi importanti della vicenda, se non di tutti. Se non di tutti. Quindi Questo sì, questo sì. rimane colpevole dal mio punto di vista, perché se tu stai e non dici di fronte a Sì, cotante vittime, ovvio, ovvio, sei ovvio, da punire comunque. ovvio, 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 sì, ovvio. Dario, a domande abbiamo finito. Abbiamo abbondato stasera anche mezzanotte e un quarto, quindi Sì, ma meritava, cioè, io ci tenevo a questo io. lavoro veramente. Gargantuesco, complimenti, sia per la mole che per la precisione e anche per l'esposizione perché è stata chiarissima. Quindi. Grazie. Io rinnovo il mio invito ai vari filoni a trovare, ora che avete tutti gli elementi, un filo conduttore. Attenzione però, è un filo conduttore, non ah beh, in quella pagina c'è una fotografia di un signore che assomiglia a Pacciani. No, Ecco, non questo, sottolineiamo ragazzi. questa cosa, certo, perché Cioè, non è trovare un infatti, elemento che riporta una tesi, uno che riporta un'altra, è trovare un filo conduttore, un qualcosa che ha Eppure, qualcosa. Valeria, li abbiamo i fili conduttori. Noi infatti Ci sono saremo la parte. collegamenti. No, Tenete sempre Dario. presente però le caratteristiche di questa busta, le oltre 22 pagine ritagliate, gli elementi emersi dai retro, quei due punti rossi, quel 50 giallo, quel ci ha buttato lì così. Cioè, tenete sempre presente il filo conduttore che emerge da questa, partite da quello. Se trovate un altro filo conduttore così lineare, io voglio essere la prima a saperlo, perché parliamoci chiaro, io non ho mai avuto nessun interesse ad affiancare la pista Zodiac, perché per molti è fantascienza, quindi la gente ancora mi ride in faccia, eh? Però
per fortuna non tutti quelli di una volta, devo dire la verità. Si è spostata, io lo capto dalle email che ricevo, sì. Per me il campione è quello, no? Quindi io non ho mai avuto nessun interesse. Anzi, se avessi trovato, e lo ribadirò sempre, degli elementi riconducibili alle persone condannate, io sarei stata la prima, ma io non ne ho trovati. Elementi da esporre e dire, ragazzi, questa è stata fatta da Pacciani, non l'ho trovati. Io ho trovato solo un filo conduttore, che guarda caso combacia poi con una pista effettivamente tirata in ballo. Perché io non è che ho detto, c'è questa pista, la pista c'era dal 2018, io sapevo che c'era questa cosa. Quando io ho trovato la rivista, Francesco Amicone ha intervistato Paolo Coa, che hanno fatto un articolo in cui si parlava di Zodiac. L'ho letto, ho chiuso, l'ho messo nel cassetto. Io sapevo di quella pista, ma non mi sono mai concentrata su quella pista. Non ho detto, vabbè, se c'è quella pista, allora vado a cercare forzatamente. No, ma si capisce il metodo che hai usato. Poi tu hai trovato delle corrispondenze con quella pista, secondo quello che hai trovato, nel senso ci stava e va bene. Innanzitutto ho dovuto sicuramente studiare un po' il caso, nel senso ho dovuto analizzare tutte le lettere, tutti i concetti, ci è avuto del tempo. Ripeto, la rivista l'ho trovata 2 anni fa, sono passati 2 anni ragazzi, 2 anni sono tanti, sono 24 mesi, tanta roba. Io poi ho i miei tempi, io devo analizzare le cose, devo schematizzare, devo essere sicura. Altrimenti non vi avrei esposto quello che vi ho esposto stasera. Certo, assolutamente. Qua c'è Antonio che dice, cara Valeria, io ero piccolino ma ricordo bene che pensai, ma guarda un po', ha finito Zodiac e ora inizia il mostro di Firenze. Giuro, lo ricordo benissimo. Vedi, Antonio fa questo... Sì, nel 74 Zodiac sparisce dalle scene americane. E poi sappiamo cosa accade. Io ti seguo su tutto, ma divergo sulla responsabilità singola. Secondo me Zodiac era un sistema. E quando è venuto il momento di tirar fuori l'ennesimo colpevole, magari legato a quell'organizzazione o a quegli apparati, è stato dato in pasto un nome. Secondo me è più probabile, però questo è il mio punto di vista, tu ci hai passato 2 anni, quindi... Ma sai, mentre parliamo, intanto io rifletto parallelamente, no? Ma io non me lo vedo un apparato che fa questi giochetti, questi ritagli, ma tu te lo vedi un apparato che sta lì a fare questi ritagli, questo schema, questi giochetti? Cioè me lo vedo proiettato su altre cose, magari più estreme, più serie... Ma non me lo vedo un apparato a fare questi ritagli, questa cosa con tutto sto tempo. Questi ritagli sono stati fatti nell'85, quindi avevano un senso nell'85 e aveva senso che se certi apparati erano coinvolti producessero in un ambiente sterile un documento del genere per spostare l'attenzione su un responsabile dei due mondi, su un killer dei due mondi, no? Mi spiego. Ripeto, la tempistica sospetta, i servizi iniziano nell'84 a indagare, la rivista viene acquistata nell'84 e i riferimenti al caso, come dice la Della Monica, l'ha mancato per 2 anni, se no avrebbe saputo anche lei di che cosa si trattava. Non lo so, devo dire la verità, sono un po' scettica su questo, sono un po' più schematica. È interessante che qualcuno avesse la domanda della Della Monica dove si chiedono gli anni da controllare, se effettivamente risalivano dal 70 o erano precedenti. Sì, no, questo credo sia un dato certo, è dal 70 in poi. Scusa? Ma io mi fido poco dei dati certi. Ah, ok. Lo so. Io invece mi devo basare su quelli per forza, purtroppo. Sennò... Quando sono certi mi fido, ma di certo qua... C'è ben poco. Certo è che questa lettera arriva da qualcuno che aveva in mano purtroppo quello, il contenuto. Sì, purtroppo sì. Francesco Altei, la questione protocollo sarebbe la più credibile. Il singolo individuo ossessionato è fin troppo romantica come ipotesi. In contrapposizione... Non è vero che è romantica però, ragazzi, perché, scusate, ma
la storia della criminologia insegna che i serial killer le fanno queste cose, eh? Perché la vedete così strana? Io non la vedo, io la vedo proprio in linea con quello che fanno i serial killer, che erano fatti i serial killer della storia della criminologia. Io ricordo un serial killer in Italia e all'estero, peraltro. Sì, vabbè. Jack lo Squartatore. Valeria, per collegare, l'altra volta abbiamo parlato dei bossoli. Sei stata tu ad aver evidenziato i bossoli, la perizia Zuntini, che scrive una cosa diversa dalla realtà. Che sembra diversa. Quindi, includere questo depistaggio fa presumere che siano coinvolte più persone e che perché? Quindi non sia perché più persone e non una, che non deve essere necessariamente l'assassino, ma un complice magari. Ecco, spiegami questa cosa, perché questo è molto importante, eh? Perché un complice in un ambiente così ristretto, nel momento che gli altri che indagano attorno si dovessero accorgere, come si sarebbero dovuti accorgere di queste discrepanze tra una perizia e l'altra, avrebbero dovuto identificarlo anche abbastanza facilmente, a meno che non ci fosse più di un complice. Questa dipende dal complice che mansioni ha, eh? Certo, però se in un ambiente ristretto vuol dire che se il complice è uno solo, prima o poi qualcuno lo capisce chi è, perché iniziano a indagare anche certi particolari. Qui siamo sui bossoli. Anche una testimonianza in una udienza su una certa persona e tu sbagli e fai falsa testimonianza. Mm-hmm. Se tu sbagli il giorno, come facevi tu a sapere che la domenica quello stava lì? Cioè, è tutto un... No, ho capito. Sembra costruito da un gruppo più che da un singolo. Sono d'accordo sul fatto che una persona possa aver maneggiato un faldone e che necessariamente sarebbe dovuto essere intercettato. Su questo non sono d'accordo, perché negli anni '80 era facile accedere, con qualche conoscenza ovviamente, a faldoni, a maneggiarli, a fare cose. No, ma per il singolo evento sono d'accordo, ma poi la manina ritorna nella storia del mostro e anche gli stessi momenti. Sì, stanno... sì. Certo, se avesse avuto un complice, adesso noi stiamo ipotizzando il depistaggio, il fatto che abbiano messa, però su questo sono d'accordo. Ma infatti io, ragazzi, io... No, ma lei anche con tutte le accuse a Pacciani, tanti testimoni accusano Pacciani. I testimoni sono tutti un po' strani. Allora, o stanno tutti insieme o... Il fatto del faldone, il fatto appunto che il mostro fosse così sicuro di sé in piazzole frequentate da Guardoni, a me personalmente, però la mia opinione, io non sto parlando per conto di Francesco, di che è proprio una mia opinione, mia personale, a me fa pensare che il mostro di Firenze avesse un aiuto, perlomeno su quelle piazzole, perché io non ci credo, su questo sono ferma, che lui andasse lì a colpo sicuro senza essere sicuro che il campo fosse libero. Non ci credo, mi dispiace, non ci credo. Ma sì, si respira un'area di forte impunità da parte del responsabile o dei responsabili, no? Sapeva, secondo me, si muoveva in un modo troppo sicuro, troppo impunito. Non so se impunito o se lui avesse in qualche modo l'appoggio di qualche guardone, magari perché lo pagava, magari perché lo minacciava, non lo so. Io mi sono sempre fatta un'idea che comunque lui un aiuto, un appoggio o un'omertà da parte dei guardoni l'avesse. E non ci credo che i guardoni non sapessero niente, ma soprattutto certo. Pacciani, per questo non ci credo. Certo. Valeria, una curiosità che poi dico molto alla larga in generale, diciamo questo come lo hanno chiamato prima, questo personaggio
se noi andiamo a cercare, ha avuto amicizie con i sospettati dell'epoca, con alcuni sospettati. Quindi parliamo di un personaggio immaginario, sto facendo un sogno, che però si ritrova collegato a un sospettato che addirittura è andato a processo, che a prima vista non c'entrano niente, no? Sono lontani l'uno dall'altro. E questa non credo neanche chi è addetto ai lavori la sa, a meno che non sa i gradi di parentela. Ecco, tu come... Ma vedi, non la so neanche io questa cosa, o non ho capito, non la so neanche io. No, non la sai, è differente. C'è gente che sogna, diciamo, che la persona, diciamo, sospettata di essere sia Zodiac che il mostro di Firenze avrebbe delle amicizie a livello familiare con uno dei sospettati nella vicenda del mostro di Firenze che finì anche a processo. Mandanti. Io non lo so, non so nulla, ma comunque rimangono ragazzi, a dire cose che... No, rimangono tutti un po' interconnessi e si ritrovano poi comunque tutti a fare testimoni contro Pacciani, è naturale che sembra un sistema, non lo fa un singolo. C'è un piano preciso. Ho capito cosa intendi, sì. Io non mi esprimerei in tal senso. Dice Tropical... No, ho perso il commento, cavolo. Diceva comunque che sostanzialmente, ecco, Zodiac mandava una lettera per ogni omicidio. Perché in Italia si ricorda solo all'ultimo? Io questa cosa l'ho spiegata tante volte, ho cercato di farla capire il più possibile. Tutti gli scettici si basano su una teoria che secondo me è sbagliatissima. Cioè, ossia, siccome Zodiac era un comunicatore incallito, non può essere il mostro di Firenze perché il mostro di Firenze non lo era. Io francamente non sono d'accordo su questa cosa, perché se fosse effettivamente Zodiac lo stesso mostro di Firenze non poteva comportarsi nello stesso modo, perché l'avrebbero pizzicato in 5 minuti, altro che Interpol. Non poteva comportarsi. Oltretutto, neanche Zodiac si comportava sempre alla stessa maniera. Zodiac cambiò modus operandi, cambiò vittimologia, cambiò modo di comunicazione. Lui stesso all'interno del suo contesto. Quindi come possiamo dire no, non può essere il mostro di Firenze perché Zodiac agiva in quel modo. Zodiac agiva in diversi modi. Prima di tutto. Era uno dei motivi che portò a ipotizzare tanti appassionati del caso Zodiac, se non ricordo male, che Zodiac non fosse una persona sola. Però i due ragazzi, un ragazzo che è sopravvissuto ne ha visto uno, lo ha visto bene. Sì, non fosse una persona sola sempre ad agire in tutti gli omicidi, mi spiego che fosse... Però le lettere arrivavano sempre dalla stessa persona, perché la categoria era quella e solo lui descriveva nelle sue lettere fatti e cose che soltanto l'assassino poteva sapere. Quindi sì, veniva ipotizzato che fosse un'organizzazione, quindi l'organizzazione sapeva. Però non so quanto attendibile sia, perché conosco molto meno, diciamo, il caso Zodiac, rapporto al caso del mostro di Firenze, quindi la mia considerazione finisce qui, una cosa che ho letto e l'ho riportata, insomma. Ma leggo bene 385 commenti? Sì, questi argomenti qua, ragazzi, no, è stato affascinante stasera. Oggetto di forte interesse, questa è una cosa che hai fatto solo tu. Ma io non ne ho letto neanche uno. No, sono commenti positivi, Valeria. Sì, tutti positivi. Ma dove vuole? Io non li ho letti perché scusate, sono un po' stanca. Non li ho letti perché non volevo distrarmi, ma sono una marea.
Ma parecchi non te li ho passati, mettono le iniziali, no? Stanno ancora sulla tematica affrontata dalla nazione Li 2 o 3 giorni fa. leggerò con un po' di calma prossimamente. Io la prossima settimana probabilmente farò un altro intervento, dopodiché mi fermo un attimo, perlomeno così a livello pubblico, diciamo, perché mi ributto sulla ricerca, sempre a che vedere con questa busta, su un altro argomento parallelo, molto importante, spero di ottenere risultati quanto prima, che saranno non interessanti di più, veramente. Ho già intrecciato contatti con chi di dovere rispetto appunto a questa analisi, e se ci saranno altri elementi, il filo conduttore. Vorrei anticiparvi qualcosa per legarmi a tutto quello che vi ho mostrato, però non posso. Però vi posso dire che uno studio, una disciplina, diciamo, particolare, si riallaccia perfettamente al filo conduttore che vi ho spiegato questa sera. Ve la mostrerò quanto prima, appena in mio possesso. Penso di intuire che tipo di esame tu voglia fare, nel senso a che cosa ti riferisce. Sì, ho Sono capito. due, Ho una capito. domanda che non si potrebbe fare, solo che l'ha scritta 10 volte Libra Twin, non so se Valeria può rispondere. Rispondi se no, amen. Potete per favore chiedere a Valeria cosa pensa della somiglianza dell'identikit di Zodiac del 1969 a San Francisco? Stein Murder o JD? Grazie. Ah, ok. Benissimo. Se l'identikit a cui penso io effettivamente. Gli occhi, soprattutto quello dove si vede quello sguardo, deve sapere che vado a vederlo, perché effettivamente Oh, quell'identikit. credo sia quello con No, ce n'è uno io che effettivamente era molto somigliante. Sì, in realtà l'ha pubblicato anche Francesco Amicone, quindi. Sì. Però di Zodiac mi pare che ci siano diversi identikit comunque. Ma la vuoi condividere, Dario? No, a parte che. Aspetta, devo vedere. Stein Murder. Ok, vado. Stein Murder. Sì, adesso cerco l'identikit e lo condivido. Ragazzi, stasera non sono. Ah, ok. Deve essere questo qua. Quello, il doppio identikit con gli occhiali, no? Questo ci stiamo riferendo? Sì. Ok, adesso lo mandiamo subito, un secondo solo. Sembra abbastanza compatibile, soprattutto all'epoca. Però è suggestivo, perché noi che siamo proprio il baluardo del gruppo, crediamo al gruppo, sappiamo che Allora, ci sono tante persone che c'entrano. beh, una delle cose che mi ha colpito di più in questo anno è che credo di essere riuscito a convincere molti, intanto, che quella busta non l'ha preparata Pacciani o Vagnolotti. Quindi su questo ci sarebbe da riflettere, perché se sono stati condannati loro, qualcuno mi deve spiegare come hanno fatto a produrre quella busta in quel modo, con quegli schemi, con quella filosofia, e poi soprattutto perché in quel modo, cioè, senza tracce biologiche, cioè, sono troppi gli elementi che non conducono a quei tre.
Era questo, no, Valeria, a cui si riferiva. Non lo so, no, io mi riferivo a un altro identikit. Questo, francamente, non lo riconduco molto al sospettato di cui parliamo. Ce n'è uno invece che, cavolo, lo devo trovare, cioè, soprattutto gli occhi, soprattutto questa parte della faccia, ricordo effettivamente il sospettato di cui parliamo. Questo sì, è vero. Dario, io chiuderei, siamo arrivati all'una. A meno che non volete arrivare a domani, già siamo a domani. Potremmo invitare Enrico, siamo giusto sulla Enrico, mezzanotte. quando vuole, Caro, anzi, è un volevo amico. dire che mi è spiaciuto moltissimo. Io ho visto tanti commenti, no, che erano molti erano dispiaciuti perché comunque abbiamo fatto tardi, non si è concluso il discorso. Io volevo precisare una cosa, Enrico è mio amico, personalmente sapevo che non era successo nulla di trascendentale o di irrimediabile perché poi con i ragazzi ci siamo detti, guarda, continuiamo un'altra volta, tanto sono comunque chiacchierate anche piacevoli, il tempo lo abbiamo, non abbiamo nulla da perdere, quindi... Era per Per me non è traumatizzare un po'. successo nulla, devo dire la verità, non proprio nulla. Allora, Valeria, grazie infinite Ragazzi, grazie per a voi. il lavoro che hai fatto e attendiamo nuovi studi, insomma. Sarà mia cura mettervi tutti al corrente delle ultime ricerche che farò. Io condivido a beneficio di tutti quello che appunto analizzo e soprattutto se riscontro poi elementi importanti, ci tengo a che tutti voi possiate vedere. Un grazie da parte di tutti. Grazie, Grazie Dario, grazie Alessandro, un bacio a un tutti, bacio. grazie a tutti per l'attenzione. Ciao, 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 ciao. Buonanotte, ciao.